Buonasera. Benvenuti di martedì. Allora vi presento subito gli ospiti di questa sera. Anna Scani del PD, buonasera. Buonasera. Alfio Marchini, consigliere al Comune di Roma, già candidato sindaco e chissà in futuro. Poi abbiamo il direttore del TG4, Mario Giordano, buonasera. Buonasera, buonasera. La professoressa Amalia Signorelli, antropologa, buonasera. Bentornata. Il direttore del FattoQuotidiano.it, Peter Gomez, buonasera. In collegamento Nando Pagnoncelli con un sondaggio che farà discutere lo studio, ma non solo probabilmente. Buonasera Nando Pagnoncelli. Buonasera, buonasera a voi. Ma come sapete poi, mentre la puntata va avanti, arrivano altri ospiti e questa volta bisogna sul serio aspettarli per sentire cosa dicono. Vi presenterò il professor Dominique Salvatore, un economista di fama mondiale che ci verrà a dire come vede le cose sull'Italia. Il ministro della giustizia, Andrea Orlando, che si confronterà con Rodolfo Sabelli, il presidente dell'Associazione dei Magistrati. Poi Lilli Gruber, Massimo Gramellini, Gianluigi Nuzzi, che ci parlerà di Roma, della mafia capitale, e soprattutto restate anche per ascoltare, vi presenterò il professor Sabino Cassese, che vedrete che vi piacerà, una persona molto molto interessante, una serata piena. Noi partiamo però dai salti nel vuoto, l'abracadabra dei paracadutisti, Francesca Caria. Inizia sempre con lui le domande, perché prendo spunto da lui. 34. 28 anni. 24. 43 anni. 52. Che fai nella vita? Vado io. Vai tu? Vado io. Vai. Commessa. Imprenditore. Tatuatore. Siamo dei paracadutisti. Fondamentalmente sì. Che fai qui oggi? Vorrei fare un lancetto. Saltare dall'aereo. Mi descrivi un salto? Sì, controlla il materiale, ci imbrachiamo, si va su e si salta. Prima di pancia, poi di schiena, poi di schiena. Seduti e a testa in giù. Ci si diverte, a volte cazzaramo, diciamo. Nel momento in cui apri fai 1, 2, 3, si sta aprendo, sì, ok. Che cosa ti piace del paracadutismo? Voli. La porta che si apre. La caduta libera. Vorrei che non finisse mai. E là l'azione. Forse è l'unica attività che mi rilasso. È una figata. È una felicità. Hai mai avuto paura? Sì. Non sentivo il paracadute perché mi si era leggermente staccato. Quando si è aperta la porta ho iniziato a vedere i miei amici e se ne andavano così. Però. Io guardavo giù e dicevo no, non si può fare. Che cos'è la paura? La paura? Che cos'è la paura? Io credo che l'uomo in generale ha paura di quello che non conosce. Ti blocca ogni volta che tu ti prefiggi un obiettivo e... Come si vince? Saltando. Che cos'è il coraggio? Ho una forza di volontà misto a follia. Superare i propri limiti, ecco. Senza dubbio. La famiglia. Non fare cose stupide. Che paura dovrebbe vincere l'Italia? Paura di cambiare. È la paura di mettersi in gioco, senza dubbio. La paura della giustizia, purtroppo. Su quale paracadute può contare l'Italia? Su quale paracadute può contare l'Italia? Su quello che sa fare, senza dubbio. Sui giovani. I giovani, noi stessi? Sì, sui giovani. Adesso pochi secondi e arriva Maurizio Crozza. Pochi secondi. Some people say a man is made out of mud. A poor man's made out of muscle and blood. Muscle and love and skin and bones. A mind that's weak and a back that's strong. With those 16 tons, what do you get? Another day older and deeper in debt. St. Peter, don't you call me, cause I can go. I owe my soul to the company store. Giova, egregio, giova, egregio giova, non dirmi che non sei contento della candidatura di Roma per le Olimpiadi del 2024, perché questa è una notizia di speranza, giova, perché vuol dire che c'è qualcuno che crede che nel 2024
Roma ci sarà ancora. Vedi, Giovanni, perché io non sono nemmeno sicuro che arrivi intera a Capodanno. Al momento in giro, tra l'altro, più che fiamme olimpiche, io vedo tantissime fiamme gialle. Ma tu pensa che tempismo che hanno a Roma. Ma cazzarola, ma ora me la candidi. E lascia almeno passare le feste, e lascia che finiscano le retate, almeno che spengano le sirene, ma un minimo, cazzo, come se subito dopo l'incidente a Fukushima avessero organizzato una grigliata con quelli del G8. Perché non puoi, c'è la radiazione, allora andiamo a mangiare da un'altra parte. Se io fossi il sindaco di Genova a questo punto proporrei un bel convegno mondiale sulla desertificazione. Io l'ho avuto lì. Ma come gli può venire in mente un'idea del genere adesso? Cos'è, un fatto d'immagine? Bisogna rilanciare la mafia nel mondo. A me sembra che se la cavicchino benissimo anche senza Olimpiadi. Però Giova, sai cosa ti dico? Che io voglio essere propositivo. Basta coi gufi. Guarda che potrebbe essere anche l'occasione per proporre nuove discipline olimpiche. Che so, l'appalto sincronizzato, le truffe dal trampolino, il patteggiamento artistico, il buzziball. Il buzziball è stupendo, siamo fortissimi. Vinciamo la Coppa del Mondo. Ma guarda che potrei... Guarda, Giova, che potrei andare avanti per ore. L'etica leggera, lancio della mazzetta, corruzione a ostacoli. No, corruzione a ostacoli è una stronzata. Scusate, quando mai in questo paese abbiamo messo ostacoli alla corruzione? Qualcuno si domanda se sia giusto spendere tanti soldi per dei giochi che durano solo un mese. Ma come un mese? Questa qui è gente disinformata, ragazzi. Le Olimpiadi da noi creano un indotto che può durare anni. Intanto ti fai 20 puntate di report, intercettazioni, indagini, e poi arriva il rinvio a giudizio, primo grado, secondo grado, Cassazione. Sono centinaia di posti di lavoro fino al 2050, anche oltre. E Matteo Salvini comunque ha già detto che è contrario, lo preoccupano soprattutto i costi per risparmiare, ha già proposto di sostituire l'oro con medaglie di ghisa. No. E comunque l'eccesso di spesa pubblica è un falso problema. E c'è chi dice che la Grecia abbia cominciato a fallire proprio per i debiti accumulati con le Olimpiadi di Atene nel 2004. Ebbene, allora... Noi questo rischio mica lo corriamo. Noi abbiamo iniziato a fallire molto prima di organizzare le Olimpiadi. Stiamo per fallire, senti questa, guarda, questa è bellissima, Giova, perché stiamo per fallire, ma organizziamo un grande evento che ci porterà ad un altro fallimento, che ci porterà ad un altro grande evento. È il grande ciclo della vita. Ad ogni ciclo segue un altro ciclo. È un continuo riciclaggio, è più forte di noi. Ma guarda, Giova, che è bellissima, perché... Cioè, noi risolviamo un problema, attento, con un problema più grosso. È la nostra specialità. A Venezia c'è il problema dell'acqua alta. Cosa facciamo? Il Mose! Fantastico, un problemone mostruoso, più dell'acqua alta. Vi giuro, funziona. Se per risolvere un problema ne crei uno più grosso, al primo non ci pensi più. Amore, l'hai pagata la Tasi? No, però in compenso ho incendiato l'appartamento. Bravo, amore. A proposito di Tasi, oggi era il Tax Day. Si dovevano pagare Tasi, Tari, IMU ed IVA. Oggi negli uffici postali c'erano più code che a un concerto degli U2. C'erano i bagarini che davano i numeretti. Il bigliettino col numero 1 lo vendevano a 3.000 euro come il Gronchi Rosa. Però, sai, Giova, cosa ti dico? Pagare le tasse è giusto, perché è proprio grazie alle tasse che lo Stato può erogare tutti i servizi, scuola, sanità, forniture, benzina. Ad esempio, se i cittadini non pagassero le tasse,
Dimmi tu come farebbe lo Stato a far finta di comprare 7 milioni di euro di gasolio per una petroliera affondata da 2 anni, puttana di una Eva. Hanno arrestato 3 ufficiali della Marina per truffa. Ti rendi conto che, Giova, che a Roma in pochi giorni siamo passati da indagare gli uffici di Marino ad arrestare gli ufficiali della Marina? Giova, questo paese è pieno di sorprese e in qualche modo ti stupisce sempre. Se pensi che il presidente della Commissione Cultura della Camera, Giancarlo Galan, che è agli arresti domiciliari per corruzione da 6 mesi, non si dimette. Ma io mi domando, ma il presidente della Commissione Cultura in questo paese cosa deve fare di più grave per dimettersi? Prendere a martellate il David di Michelangelo, fare i baffi col pennarello alla Venere di Botticelli, infilare la testa nelle fessure dei quadri di Fontana? Diciamolo, un paese così, Giova, più che un'Olimpiade, servirebbe un miracolo. E infatti Renzi 2 giorni fa è andato dal Papa, come da protocollo, gli ha portato un dono di Stato, 4 bottiglie di vino. Peccato che il Papa sia astemio. Matteo, io ti ringrazio. 4 bottiglie, addirittura manco una, 4. Metti che faccio una cena con gli alpini nella Cappella Sistina, può venire bene. Matteo caro, io sono astemio, non dico di prendere informazioni dei servizi segreti, c'è scritto su Wikipedia, te la vai a vedere. Ma peccato che non mi hai portato anche una statuetta di Buddha. Matteo, è come se io te regalassi il capitale di Marx. Tu cosa te ne fai, Matteo? A te, che sei il più grande astemio de sinistra che io conosca. Ciao. La copertina di Maurizio Crozza, ma subito vi presento Lilli Gruber. Ciao Lilli, benvenuta. Buonasera. Di martedì. Buonasera. Lilli Gruber, grazie. Più tardi sarà con noi per una lunga intervista profonda che parte dai temi del suo libro. Subito però ti voglio far vedere questa foto che vedi, è stata scattata a Peshawar questa mattina. Abbiamo letto, abbiamo visto nei servizi, nei TG, di questo gruppo armato che ha fatto irruzione nella scuola, una tragedia che ha riguardato per ora, di quello che si sa, 135 morti, di cui molti bambini. Che impressione ti hanno fatto queste immagini e queste notizie? Naturalmente di orrore assoluto, ma mi ha anche fatto riflettere sulla strategia americana e occidentale di questi ultimi 13 anni. Abbiamo fatto una guerra per sconfiggere gli estremismi, per sconfiggere i talebani, condotta con droni, con armi potentissime, e invece non abbiamo sconfitto un bel niente in una zona in cui c'è la guerra permanente, dal Kashmir all'Afghanistan, il Pakistan stesso, e quindi la possiamo solo pensare che la guerra permanente non può che portare a un'esplosione di violenza senza limiti, senza fine. In 2 giorni abbiamo trovato notizie sull'Australia, poi dal Pakistan, dobbiamo temere anche noi? Ma io penso che i talebani con questo terribile attentato di oggi abbiano voluto dimostrare ancora una volta che loro sono in grado di colpire come, dove, quando e chi vogliono in qualsiasi momento, e questo deve fare paura e riflettere tutti quanti. Lilli Gruber torna più tardi con noi, parleremo di quanto ognuno di noi deve e può fare per fermare il male, partendo dal suo libro, dal suo romanzo La Tempesta. Lilli, guardati un po' di trasmissione e ci rivediamo più tardi. Grazie. Noi invece cominciamo da tutt'altra parte, noi cominciamo dalla Tasi con Filomena Leone. Prego. Prego. Una famiglia numerosa, vedo. Sì, non è completo, ne manca uno. Questo è il soggiorno. Abbiamo lasciato ampio perché i bambini qui giocano, passano il loro tempo. Poi qui abbiamo la cucina. Questa è la camera dei ragazzi più grandi. Il grande ci tocca. Dice, papà, non ci sto più sul letto. E dico, raddrizza i piedi. Questa è la camera dei ragazzi più piccoli. Eccoli qua.
faccio strada. Questo qua è l'atrio da dove entravano le carrozze. Questa è la cappella dove appunto una volta all'anno celebriamo la messa di Natale. Questo è il salone monumentale che porta al primo piano. Questa è una rappresentazione, sono dei papier-peint che rappresentano una visione ideale di Istanbul. È il Bosforo. Questo è il salone seicentesco e il soffitto rappresenta il trionfo dell'Italia. Facciamo un grande sacrificio. Acquistiamo la casa, così non abbiamo più il peso dell'affitto. Ci siamo accorti che non è vero. Con le tasse praticamente paghi l'affitto. La casa sono circa 3.000 metri quadri, il corpo principale, poi ci sono degli altri corpi, delle case rustiche. La villa è una dimora storica sottoposta al vincolo della sovrintendenza, sono circa 2 ettari di giardino. È venuta Maria Montessori, che era amica di mia nonna, e in questo giardino è stata fatta la fotografia, da cui poi è stato ripreso il ritratto, noto a tutti gli italiani, delle 1.000 lire. Il nostro divano con 4 figli era diventato, un po' così, c'è qualche buchetto. Se non c'era la TASI magari si poteva comprare il divano, magari a 6 posti. La TASI? 328 euro. Esattamente. Che nel nostro dialetto TASI significa stai zitto, taci, quindi ha avuto proprio il senso di paga e stai zitto, TASI. Quanto paga di IMU e quanto di TASI? No. I numeri sinceramente non me li ricordo, posso solo dire che tutti gli affitti che incassiamo dagli immobili servono per pagare le tasse. Rispetto all'IMU, la TASI colpisce molto di più le case di valore medio-basso, colpisce meno dell'IMU 2012 le case di valore più alto. È sicuramente una TASI, diciamo, regressiva, perché l'IMU aveva una detrazione fissa da 200 euro che toglieva dall'imposta, la azzerava per 5 milioni di case e schiacciava tutta l'imposta sulle case più ricche. Invece la TASI? La TASI cambia tutto, scarica la pressione fiscale, diciamo così, verso il basso. Quindi il passaggio dall'IMU alla TASI, diciamo che in sostanza ha favorito i ricchi e ha penalizzato i poveri. Sì. Il nostro lago, le nostre ville che sono meravigliose, e i ricchi ci sono tanti, tanti, però stanno un po' in incognito, sono personaggi che arrivano da Milano, da Roma, da Zurigo, un po' dappertutto, no? Da 10 anni a questa parte sono decuplicati i valori, diciamo che una villa affacciata sul lago, cioè al Piedanlò, va dai 10 ai 20 milioni di euro. In fila per pagare la TASI, signora? Certo. È una vergogna. Più 800 euro pago tutti questi soldi dalla casa. Mi sembra che ci si ostini a far pagare delle tasse, che pure è giusto pagare, ma comunque sempre a chi è più vulnerabile. Ho scoperto un'altra cosa adesso, che anche gli inquilini devono pagare la TASI. Me l'ha detto da quest'anno. Non lo sapevo. No, non lo sapevo. E non glielo pagherò manco. Arrivederci. Allora, cartello 12 per Mario Giordano. Vediamo di fare questo primo confronto sulla materia fiscale, cercando di capire se è vera la percezione o è vera la realtà dichiarata dalle parti politiche. Oggi è stato il Tax Day, si sono unite tutte le tasse da pagare, un modo anche per semplificare, perché poi alla fine quando devi pagare quello devi pagare, se lo paghi tutto insieme è più doloroso, però almeno lo hai fatto. 16 miliardi di IVA, 13 miliardi di IRPEF, 10 miliardi e mezzo di IMU, quasi 2 miliardi di TARI, 300 milioni della tassa di rivalutazione del TFR, eccetera. Allora, Mario Giordano, percezione, come diceva Crozza, le tasse salgono sempre. Realtà, secondo il governo, le tasse scendono. Dal suo punto di vista. Ma le tasse in realtà non scendono neanche per il governo, tant'è vero che nel documento di programmazione economica e finanziaria rimane uguale la pressione fiscale, quest'anno, il prossimo anno addirittura aumenta di uno 0,1, aumenta di uno 0,2 il prossimo anno. Quelle sulla casa in particolare negli ultimi 3 anni sono triplicate, l'incasso dello Stato è passato da circa 10 miliardi a 25, 26, adesso andremo a vedere a fine dell'anno, qualcuno dice addirittura 28 miliardi, quindi è triplicato. Perché? Perché la casa è il banco.
bancomat da cui qualsiasi governo facilmente va ad attingere. Quindi non è affatto vero che le tasse sono diminuite. L'incidenza del governo Renzi su questo problema? L'incidenza del governo Renzi è che non ha ridotto le tasse, al di là dell'annuncio della riduzione fiscale, in realtà, ripeto, sta scritto nel documento scritto dal governo che la pressione fiscale rimane lì. E rimane lì perché? Perché non si è inciso nelle spese, perché la spending review, abbiamo rinunciato a un commissario, la spending review l'abbiamo rimandato a Washington, ma le spese sono rimaste lì. Gli 80 euro? Le municipalità. Gli 80 euro sono stati un intervento di sostegno alle famiglie, ma non è stato l'intervento di riduzione fiscale che invece questo Paese ha bisogno. Anna Scani, come risponde? Beh, intanto che dipende da che tipo di pressione fiscale si parla, nel senso che qui si è fatta una scelta politica chiara. Il governo ha scelto di ridurre le tasse sul lavoro e sull'impresa. Gli 80 euro famosi in realtà in questa legge di stabilità sono registrati come maggiore spesa, ma erano un taglio all'IRPEF, e c'è dall'altro lato il taglio all'IRAP che va dalla parte dell'impresa, più le decontribuzioni sui nuovi assunti. Per cui perché, i tagli alle tasse vengono lì. In realtà però il problema è tassazione sulla casa. Cioè, però perché sono maggiore spesa o perché, taglio di tasse? Perché in legge di stabilità gli 80 euro sono registrati, se lei va a vedersi le tabelle, sono registrati in voce invece maggiore spesa piuttosto che taglio di tasse. Però per maggiore spesa servono più tasse per coprirla o no? Si vada a vedere le tabelle che ci sono del MEF. In realtà a noi hanno detto una questione di pura contabilità. Quello che accade nella busta paga degli italiani, che è poi quello di cui stiamo parlando, è che c'è scritto 80 euro. Ma cioè non sono un taglio delle tasse. Sì, ma lei, Giordano, non sono se riceve, se riceve o no 80 sono, euro. Ho capito, è ma non sono un taglio, non sono un taglio delle tasse. Però se è spesa, dopo bisogna rimetterceli. Non è un taglio. Se lei va a vedere tasse. L'impianto complessivo della legge di stabilità, questa è una manovra espansiva che ha anche una parte di rischi. Perché? Perché si poggia su un taglio alla spesa ed è una spending review che va assolutamente coperta, perché poi in realtà ci sono invece tutta una serie di clausole che scattano se quel taglio alla spesa non viene adeguatamente effettuato, così come l'evasione fiscale, per cui c'è un impegno molto forte. Gli 80 euro sono coperti così, quindi c'è un impegno del governo a fare esattamente quello che dice Giordano, cioè ad intervenire. Ma l'impegno, ma non c'è, però, non è stato no, fatto, non è vero, però, individuato, c'è un impegno, guardi, ma non è ministero stato fatto. Per ministero, non è stato fatto. Voce per voce, le municipalizzate restano lì. Abbiamo però posso dire una cosa sulle tassazioni sulla casa, perché invece qui io sono assolutamente d'accordo con quello che dice Giordano, però facciamo un passo indietro, perché io ho vissuto questa legislatura dall'inizio. La tassazione sulla casa spesso diventa la bandierina ideologica di una parte politica che ne fa una materia assolutamente propria, per cui si arriva all'abolizione, alla cancellazione, senza pensare minimamente all'impatto che ha sulle casse dello Stato, salvo poi dover introdurre tasse che sono più confusionarie, più caotiche e alla fine risultano anche più complicate per le famiglie italiane da pagare. Il MEF oggi dice il gettito sarà di 3 miliardi inferiore nel documento che è uscito, cioè nelle casse dello Stato da quella tassazione entreranno 3 miliardi in meno rispetto al 2012. Questi sono i bilanci che fa il MEF. Poi io non lavoro per il Ministero dell'Economia, quindi dice in ogni caso si dice paga che meno saranno, alla fine. Però effettivamente se lei va a vedere le aliquote dei singoli comuni, non dappertutto la TASI è più bassa, e soprattutto dove le detrazioni non sono state confermate, quelle detrazioni che vanno proprio a favore dei più deboli, si rischia di pagare di più. L'effetto opposto. E quindi che significa? Più caos perché vince l'ideologia. Allora, le tasse, oggi è il giorno in cui capire se Renzi le ha abbassate o no. Lei che ha capito? Io ho capito che i cittadini sono ormai vicini al punto di rottura. Non sopportano più di pagare uno Stato opaco, che non spiega come spende i loro soldi e che non è sincero. Vede, lei parlava, io l'ho ascoltato con grande attenzione, di annunci. La sensazione che ho, io mi ricordo Renzi un anno fa, ancora non era neanche Presidente del Consiglio, che disse, questa scena me la ricordo perfettamente, ho avuto oggi una riunione con i miei ragazzi a Firenze, era ancora sindaco mi sembra, e non sono riuscito a capire tutte tasi, 50 nomi, d'ora in poi se ne pagherà uno. Ora, siamo passati un anno e siamo esattamente come prima. La sensazione che ho, Floris, non ho nessuna critica a priori contro Renzi, credo che sia in buona fede. Usando un'immagine, con tutti questi annunci, è come qualcuno che metta continuamente della legna nel fuoco di un camino, ma purtroppo, mia cara, la casa è fredda. Gli italiani... Gli italiani oggi hanno rotto il rapporto di fiducia con lo Stato e l'unica strada su cui noi possiamo ricostruire quel clima di fiducia si chiama trasparenza. Le rubo un secondo, Floris.
Noi abbiamo raccolto a Roma 10.000 firme per fare due delibere popolari approvate all'unanimità, che si chiamano bilancio partecipato, cioè possibilità dei cittadini di partecipare alla redazione del bilancio e la verifica di come viene speso, e l'anagrafe da mettere online sui lavori pubblici. Ebbene, sono 3 mesi che è stata approvata all'unanimità, io ho sollecitato, non ancora applicata. Oggi, caro Floris, guardando la cronaca, capiamo per quale motivo. Voglio dire, è questo il punto centrale. Quindi forse è meglio promettere di meno e poi quando avremo tempo, se avremo tempo, lei ha parlato di defiscalizzazione delle imprese. Anche là, ora, ora arriviamo alle proposte. È rimasto a metà del guado. Ora arriviamo alle proposte. Professoressa Signorelli, sull'onorevole Ascani, su quello che è stato detto. Ah, sì, dunque... Noi qui facciamo una distinzione tra l'effetto annuncio, l'effetto percepito e la situazione di fatto. Ma l'effetto percepito non è una cosa da sottovalutare. Ci ha dato una chiave di lettura molto chiara quella signora che ha detto che avevano fatto i loro sacrifici per comprare casa perché erano convinti di mettersi con le spalle al coperto. Invece le tasse gli fanno pagare quanto avrebbero pagato di affitto. Sarà vero o non sarà vero? In termini esistenziali, quotidiani, dal punto di vista di quella signora, questo si chiama fregatura. Scusate la parola. Ora, vorrei aggiungere una cosa sola. Se un governo democratico deve tener conto del, almeno, non dico assecondarle, non dico, ma tener conto dell'opinione dei cittadini, a me sembra che siamo messi molto male. Cioè, mi sembra che un governo sordo come questo, non se ne sono visti molti in Italia, e sì che... Perché? Perché a un questo governo è così sordo? Con... Ha un continuo dialogo, non solo attraverso i social, ma anche va nei posti dove poi... Guardi, Floris, mi è capitato già di dirlo qui. Floris parla lui, non ascolta mai. Renzi, poveretto. Io campo ascoltando voi. Ho fatto una professione dell'ascoltarvi, però... Grazie sul dialogo. Mi perdoni molto. Allora, prego, Renzi invece che fa? E lo dice all'Ascani? Parla lui. Annuncia, smentisce, fa, promette, va, viene, fa le slide, va a visitare il Papa. Quando si degna di ascoltare qualcuno, la sua formula è: io rispetto tutti, ma le decisioni sono già prese dalla maggioranza. Con questo atteggiamento? Eh beh. Ascani. Se ho detto una bugia, smentitemi. Sono la persona meno adatta a fare l'avvocato di Renzi, piuttosto proprio perché non è insomma, la mia vocazione. Però non le piace tanto Renzi? No, assolutamente. È il segretario del mio partito e il presidente del consiglio del mio governo. Quindi assolutamente, assolutamente diciamo che andiamo nella direzione che si concorda insieme, però non faccio l'avvocato di Renzi. Sicuramente ha qualche difetto caratteriale che insomma diciamo si fa fatica a gestire, però nel complesso gode di una fiducia ancora, perlomeno così ci dicono, che pochi politici oggi possono vantare. Gomez. Per cui dobbiamo diciamo questo taglia la testa al toro. Con i difetti caratteriali che condivido. Non taglia la testa al toro, perché se vediamo le previsioni per l'anno prossimo, sappiamo che l'anno prossimo dal punto di vista dell'occupazione non avrà nessun miglioramento significativo, forse dei peggioramenti, e quindi è ragionevole presupporre che la fiducia nel Presidente del Consiglio continuerà a scendere, con il vantaggio che tutti dicono non vediamo alternative, che non è una grande consolazione questa. Io penso che però Renzi abbia un dovere come, tutti coloro i quali fanno politica. Prima si parlava della trasparenza. Si tratta di delineare quali sono gli obiettivi, delineare il modo in cui si intende raggiungerli. Un esempio tipico, si parlava dei 25 dossier di Cottarelli che sono stati imboscati all'interno nei cassetti del Ministero che nessuno conosce. Renzi ci ha detto: io non potevo tagliare la luce nei comuni, e ha pure ragione, è una scelta politica. Però è necessario che quei dossier diventino pubblici e si possa capire perché invece si è deciso di demandare ai ministeri, agli enti locali, dei tagli che sostanzialmente sono lineari, cioè far partecipare i cittadini alle scelte. Per Renzi, quando prima delle Leopolda disse: se andrò al governo in Italia voglio che ci sia il FOIA, il Freedom Information Act, non è arrivato.
C'è un'associazione in Italia che sta raccogliendo le firme proprio per chiedere semplicemente questo. Fateci vedere i dossier di Cottarelli, visto che sono stati pagati con soldi dei contribuenti. L'abbiamo pure chiesto noi a Cottarelli quando è venuto qua, ma non l'abbiamo visto. Allora, il destino di tutti gli uomini politici italiani negli ultimi 20 anni probabilmente si è giocato intorno al rapporto col fisco. Una chiave scelta da Renzi è stata quella di semplificare il 730. È arrivato il momento di vedere come funziona. Per noi l'ha fatto Paola Baruffi, poi torniamo e ne parliamo. Arriva il 730 precompilato, riguarda ben 20 milioni di contribuenti, lavoratori dipendenti e pensionati. Dicono che sarà più semplice, ma iniziamo subito a dire che non arriverà a casa, bisognerà scaricarlo da internet. Certo, magari i pensionati non hanno molta dimestichezza, ma possono sempre andare al CAF, perché per vederlo devi accedere al cassetto fiscale e per avere la password ci vogliono 15 giorni, tocca organizzarsi. Insomma, forse poi al CAF ci vanno anche gli altri. Il contribuente non vanno più al CAF col CUD sotto il braccio, ma dovranno andare al CAF per prendere questo 730, questo file precompilato che è compilato anche con i dati del CUD. E poi ci saranno i dati relativi a immobili, assicurazioni sulla vita, mutui. Ma per ora mancano altre spese detraibili, quindi non finisce qui. O meglio, bisogna controllare. Perché se a me arriva sbagliato e lo accetto così tal quale, io comunque sono deresponsabilizzato da qualsiasi sanzione o onere. È evidente che se mi arriva un 730 precompilato sbagliato a mio favore, non lo modificherò mai. E Gastone di turno è a posto così. Ma poi ci sono quelli alle prese con gli scontrini della farmacia e la ristrutturazione di casa. Tutti i dati da aggiungere per risparmiare qualcosa sulle tasse. E allora, che fare? Aprire il sito dell'Agenzia delle Entrate e compilarlo da soli? Pericoloso, perché lo sbaglio è dietro l'angolo. Se lo sbaglio lo faccio correggendo direttamente tramite il sito internet, la responsabilità su sanzioni, imposte e interessi è mia del contribuente. Se invece io vado a correggere il file o anche a presentare il file o a integrarlo attraverso un CAF o un professionista, io non sono più responsabile comunque di alcuna sanzione, interesse o imposta. La responsabilità è addossata all'unico soggetto che è il CAF o il professionista, che si deve far carico per eventuali errori non solo della sanzione, ma anche dell'imposta degli interessi del contribuente, creando delle problemi anche costituzionali a mio avviso. Eh già, perché uno non può pagare l'imposta di un altro, ma non solo. Andiamo a vedere la norma. C'è scritto proprio così. I soggetti indicati sono tenuti al pagamento di una somma pari all'importo dell'imposta, della sanzione e degli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente e viene messa in un articolo che si intitola Sanzioni. Le assicurazioni ci stanno pensando su. I professionisti sono ancora assicurabili? Esiste la possibilità che questa cosa particolare, cioè il visto di conformità sul dichiarazione precompilata, non sia assicurabile, perché se viene interpretato che è una sanzione, tecnicamente non è più assicurabile. Sarebbe come pretendere che l'assicurazione della macchina ti rimborsi la multa per divieto di sosta o per eccesso di velocità. Impossibile. Se non è assicurabile, il professionista non... Se la vede da solo. E allora, questo 730 precompilato, che doveva essere così semplice, chi lo presenterà all'Agenzia delle Entrate? Lo scarto tra ipotesi e realtà. Sì, tanto c'è questo fatto, cioè lo scarto fra ipotesi e realtà, vedremo, non bisogna mettere, io spero che possa funzionare, che si possa semplificare, le premesse come rivelava il servizio non sono note. Secondo, non basta semplificare i meccanismi, bisogna semplificare le tasse. Nei giorni scorsi Renzi ha annunciato la local tax, che era una semplificazione di quel caso, è sparita dall'orizzonte, è già scomparsa. Quindi, terza cosa, i pensionati su internet hanno difficoltà, non beccano gli 80 euro. Ma che cazzo gli hanno fatto i pensionati a Renzi, poveretti? Ascani? Dare ragione due volte a Giordano comincia a essere rischioso, però sulla local tax ha ragione, dicono gli esperti, di nuovo io non sono una che viene dal Ministero dell'Economia, che la local tax fatta adesso così avrebbe penalizzato i comuni virtuosi che le tasse le hanno abbassate, quelli che hanno tentato di ridurre le aliquote. Vero, se fosse vero mi pare giusto farla partire dall'anno prossimo, però è chiaro che deve partire.
Il fatto che arrivi il 7.30 precompilato, secondo me, è un'ottima notizia, proprio per quello che dicevo prima. Cioè, no, semplificare, togliere l'ingorgo. Sì, è chiaro che anche qui dovremmo capire la semplificazione. Cioè, non è che è un'idea bella, ma che non è mai stato fatto perché io, poi... Io credo di no. Credo che ci siano le condizioni per semplificare la vita dei contribuenti, che poi è quello che dovrebbe succedere in uno Stato civile. Ed è il contrario di quello che è successo con le tasse sulla casa. Per Marchini. Cui, quando una cosa si fa bene, proviamo ad ammettere che è fatta bene. Il resto, insomma, ha dei difetti, lo sappiamo. Marchini, poi torniamo anche con gli altri. Due cose, se no sembriamo un plotone di esecuzione contro Renzi, non è il caso. Sicuramente va nella giusta direzione, però mi lasci fare una riflessione di cronaca oggi. Cioè, io trovo scandaloso che si sia chiesto a Genova e ai residenti di Genova, col dramma che hanno avuto, di pagare le tasse entro il 21, mi sembra, di dicembre. Cioè, io credo che un paese è tale, capisco che uno non vada come Renzi a vedere il dramma di quelli che sparano, ma una città che è stata vittima per due volte di seguito di un alluvione drammatico, chiedere che devono pagare assolutamente le tasse entro il 22 di dicembre, lo trovo un'operazione sbagliata che va esattamente contro quello spirito di unità nazionale che lui vuole costruire. Nando Pagnoncelli, sul fronte delle tasche, delle tasse e del fisco, Renzi fino a questo momento ha soddisfatto o no? Non ha cambiato molto la situazione preesistente, lo vediamo col cartello 2, il 50% delle persone che abbiamo interpellato ieri sera dice che ha lasciato invariata la situazione, il 34% che l'ha peggiorata, ricordiamoci però che ieri era la vigilia del Tax Day, e il 15% che l'ha migliorata. Rispetto a un mese fa non è cambiata sostanzialmente l'opinione degli italiani. Dopo 10 mesi di governo, come... definirebbero gli italiani Matteo Renzi? Allora, la definizione maggiormente condivisa è che è un giovane coraggioso, il 42% la pensa così, lo vediamo con il cartello 1. Poi a seguire il 28% condivide l'affermazione tanti annunci, niente fatti. Il 20% lo ritiene un volto nuovo, ma che fa una politica vecchia, 20%, 8% un buon politico. Quindi sommando giudizi positivi, il primo e l'ultimo, siamo al 50%, quelli negativi 48%. Cristina Bonvino ci fa vedere come la rete digerisce tutto e poi vi presento la flat tax in Albania. Vita da napolitano, a onorare la bandiera, che ci si puliva il culo un leghista in canottiera. Lì, sempre lì, messo in mezzo, rieletto, sì. Napolitano va via con l'anno nuovo e Renzi incontra Prodi. Abbiamo parlato per 101 minuti, twitta il fake di Renzi. Che coincidenza. Matteo Salvini va all'asta, nudo, il ricavato in beneficenza per la ricerca sulla nausea. Meno male che ci sono le Olimpiadi. La rete gioisce. Ora sì che possiamo stare tranquilli. Le discipline di Roma? Tuffi nel cassonetto e maratona con il carrello della spesa. In anteprima appare il logo ufficiale. Ma Roma è anche sul grande schermo. Esce Maritozzo Connection con Gian Alemanno, Salvador Buzzi e Ignazio Marino. Ma fra poco è Natale. Siamo tutti più buoni e Razzi scrive una canzone. Aumenta i metri a casa tua, poi dici che è un presepe, lassù nel cielo reggerai, fatti i cazzi tuoi. Adesso ci muoviamo così, pochi minuti di pubblicità, poi riapriamo con l'ipotesi della flat tax in Albania e poi finalmente arriviamo alle Olimpiadi a Roma. Pochi minuti di pubblicità e si riparte all'Albania. E dal professor Salvatore. Adesso vi presento un economista molto importante. Diamo il benvenuto al professor Dominique Salvatore. Buonasera. Allora, insegna, buonasera professore, benvenuto di martedì. Grazie. Prego, si accomodi. Allora, grazie. Il professor Salvatore insegna economia alla Fordham University di New York, è uno dei più noti economisti mondiali, consulente della Banca Mondiale e del Fondo Monetario Internazionale. Si guardi come funziona la flat tax in Albania. Andrea Scazzola.
parlate italiano? Sì. Ci si diverte a Tirana? Sì, ci diverte tanto. Okay. No, sono in punto d'aria un po'. Sì, è troppo bella. L'Albania vuole crescere. L'Albania è cresciuta. È già cresciuta. Siamo già grandi. Voglia di entrare in Europa? Ma certo, siamo in Europa. Buoni, buoni da mangiare. Qualcuno parla italiano? Ma secondo te, se sapevo l'italiano, stavo qui a vendere polli? Ha una pensione, qualcosa, oppure... Ho una pensione, 800 lek, 60 euro al mese. Senza un lavoro extra, con la pensione non mangi. E andatevene. Siamo nel centro di Tirana e l'Albania è un paese di contraddizioni. Si vendono tacchini alla fermata dell'autobus e in pochi mesi si tira su un grattacielo. Qui abbiamo un grosso palazzo in costruzione. A fianco c'è un grattacielo. Se uno viene in questa città ogni 2-3 mesi e trova sempre qualcosa di nuovo. L'Albania cresce e si aiuta con tasse bassissime, quasi piatte. Imposta sull'utile delle società 15%. Se si tratta di piccole aziende 7,5% sugli utili. Dividendi per i soci 10% ora, da gennaio hanno aumentato al 15%. Tasse basse, flat tax, nuovi ricchi. Siamo al Fusion, locale notturno dove si riunisce un po', diciamo, la Tirana bene. Una ricchezza che si comincia a diffondere e c'è tanta gente che comincia a emergere. Qui è tutto veloce, in 2 giorni hai aperto un'attività. Costo medio potrebbero essere le 200 euro di spesa iniziale. Rispetto all'Italia diventa veramente un paradiso. In questo paradiso, ci dice Roberto, tutti sognano l'entrata in Europa, che nella realtà delle cose però è ancora lontana. Questo è un cavo di alta tensione da 380 volts che penso che alimenti parte di questo quartiere. Però nasce al pavimento come un albero. Oltre al cavo possiamo vedere anche un ultimo piano abusivo con annessa villa montata sopra. E qui bastava pagare qualche pazzetta e ti facevano fare qualunque cosa. E non è finito, Roberto ci porta a casa e ci fa vedere come funziona con l'elettricità. Credo che stiano rubando la corrente, io non voglio farmi sentire più di tanto. Ma questo... Là che c'è dentro? Là c'è la distribuzione per ogni appartamento del... Cioè, uno si prende la corrente e... Se la porta direttamente dentro casa. Non pagano. Oggi però il governo di Edi Rama, in carica da poco più di un anno, ha deciso che le cose debbono cambiare. L'elettricità la devono pagare tutti e gli albanesi sconcertati fanno la fila davanti alla società elettrica. 10.000 lek, e come faccio a pagarli? 300 kilowatt. E quanta elettricità avremo mai consumato? Mica siamo una fabbrica, siamo una famiglia. Sì, sono tutti in preda al panico perché prima si lasciava correre. Oggi c'è una novità. A chi non paga, staccano la luce. Pagato? Pagato. E la linea dura, il governo l'ha decisa anche sull'edilizia. Quello che è abusivo si abbatte. Qui abbattono tutto. A qualcuno danno un po' di soldi, ma non a tutti. A noi no. Prima che una nuova Tirana nasca, di strada ce n'è. Tutti intanto hanno voglia di buttarsi dietro le spalle 50 anni di comunismo. Le auto del dittatore e il suo bunker antiatomico diventano museo. Oggi l'Albania guarda all'Europa e se il conto lo paghi in euro è meglio. 5.970 lek albanesi. Si può pagare sia in... Si può pagare sia in lek, sì, oppure si paga in euro. Meglio avere una moneta comune. Meglio. Quindi non avete nessuna paura dell'area? No, paura abbiamo se qualcuno va via senza pagare. Il resto no. Allora, professor Salvatore, ora della flat tax si parla molto perché è una proposta di Matteo Salvini che ha un nuovo ruolo politico molto importante in Italia. Ci renderebbe uguali all'Albania per gli aspetti brutti che abbiamo visto, negativi,
o ci renderebbe uguali all'Albania per quella capacità di fare impresa che descrivevano? No, ma un paese avanzato come l'Italia e tutti gli altri paesi avanzati non possono sopravvivere, non possono dare tutti i servizi che i cittadini richiedono e meritano con un'aliquota, con imposte del 10-15%. So che l'attrazione di questa proposta è appunto di semplificare la tassazione, e quello si può fare, ma è l'altra speranza è che possa ridurre le aliquote, ma non è possibile perché è impossibile dare tutti i servizi, come dicevo, che meritiamo e vogliamo. Mario Giordano. Ma sì, ovviamente bisogna vedere a che punto stabilire l'aliquota, il 15, il 20%. Sicuramente ci sarebbe una semplificazione, ci sarebbe una riduzione dell'evasione, quindi alla fine il gettito complessivo si ridurrebbe, ma non così tanto. E soprattutto, certo, andrebbe accompagnato da una forte riduzione delle spese. Ora, io sono convinto che si possano garantire i servizi e risparmiare un po' di quelle spese, delle 8.000 municipalizzate, in cui si annidano gran parte degli sprechi, degli sperperi, delle poltrone e della corruzione, che costituiscono gran parte invece della spesa pubblica, come quindi a me lei dice vedendo. Potrebbe essere una direzione. Io sono convinto indicata. Che sia necessario per combattere anche la corruzione, sia necessario affamare la bestia, sia necessario ridurre la quantità di denaro che circola lo Stato, solo così che si può ridurre la corruzione. Marchini, ora arriveremo alla corruzione. Io mi sono studiato attentamente questa ipotesi che poi è fatta di Salvini, ma dal dottor Ciri e da Rebusca, professore americano, che l'ha certificata. Qual è il punto di debolezza che io vedo? È che noi abbiamo sicuramente, certamente una minore entrata, perché tu abbassi l'aliquota, quindi sul monte complessivo hai meno 30 miliardi di euro che ti entrano, ed è quello è certo. E poi hai una base imponibile che ti si allarga, secondo loro, perché c'è un'emersione, quindi si allarga la base imponibile e aumenta il numero dei contribuenti, ma è teorico. E io vengo a dire, facciamo tesoro delle esperienze pregresse. Renzi e gli 80 euro, operazione necessaria ma non sufficiente. Che cosa abbiamo imparato da quella lezione? Vengo alla percezione che mettere i soldi in tasca alle persone è fondamentale ma non sufficiente, perché se la mia aspettativa del domani è peggiore di quella dell'oggi, io non spendo ma aumento il risparmio. Allora noi dobbiamo trovare, a mio avviso, caro professore, un'altra ipotesi. Renzi, giustamente, anche qui è rimasto un po' a metà del guado, punta sulle imprese ma non va fino in fondo. Allora, vuoi puntare sulle imprese? Sei dell'idea che le imprese sono il motore vero del recupero del paese? Perfetto. Allora tu abbassi una tassa sulle imprese, arrivo, perché noi storicamente cosa abbiamo fatto? Abbiamo messo il reddito sul valore dell'impresa. Elevi il livello, caro professore, quindi vai al livello di MOL, cioè ricavi meno costi, quindi sei più certo che allarghi sicuramente la base imponibile, quindi non c'è più quel rischio di cui si parlava prima, e dici alle imprese, questo meccanismo ti funziona se tu lasci la ricchezza all'interno della tua azienda, se poi distribuisce l'utile, quindi l'azionista realmente ha un incasso, ti aumento la liquidità ancora più alta rispetto a quella attuale. Quindi trattarle questa è come una cosa, le cooperative, diciamo. Certo, no, questo è qualcosa che consente, uno, di non fare, perché la debolezza, scusi, la debolezza, flash per chi ci capisce, non è che io spieghiamo, sì. La debolezza della proposta di Salvini qual è? Che se dopo un anno che loro calcolano ci sia una crescita del 2%, non c'è, tu c'hai un buco che può essere di 20 miliardi di euro, che tu compensi con due modi, o aumentando le tasse o aumentando il debito. Questo ragionamento ha senso e chiudo, perché Salvini parte dall'assioma che tra 18 mesi l'euro esplode, ma chi come noi non lo crede... Ci arriveremo in l'Albania, non l'abbiamo scelta a caso. Però c'è una certa differenza, lei ha paragonato gli 80 euro a una misura shock come sarebbe quella della flat tax. Io sono convinto che gli 80 euro non hanno avuto effetto sui consumi perché era una misura troppo ridotta, una riduzione così sostanziale, invece questa è la tesi, non la tesi di Salvini, è la tesi di Milton Friedman, direi Busca che la sostiene. Tutti che amici del professor portare, Salvatore. Che professore, vi dica una cosa. È l'aspettativa del futuro che genera l'aumento dei consumi della domanda interna. Questo è quello che oggi manca. Professore, mi dica se Renzi finora sul fronte fiscale si è mosso bene o male. Le chiederò di essere breve perché il grande tema è la corruzione e ci arriviamo attraverso le Olimpiadi romane. Brevissimo, siamo abituati in paesi anglosassoni ad essere brevi. C'è una simulazione che indica per dare tutti i servizi che adesso ci aspettiamo, l'aliquota unica, flat tax, dovrebbe essere intorno ai 35-40% e non 10-15%, impossibile fare. Poi l'altra è quella di Renzi e del... Adesso gli 80 euro serviva? Sì, ma ci si dice l'impresa abbiamo ridotto le tasse. Ho ascoltato la parte precedente che lei ha detto che infatti le tasse non sono state ridotte. Vero, esatto. Ma la pressione fiscale sulle imprese italiane è 68%. Oh. In Francia 66%,
negli Stati Uniti e in Germania 47%. Adesso, quando mi si dice riduco le tasse di 10 miliardi, non significa nulla. Bisogna che tu mi dica di che percentuale. Allora, 10 miliardi, se tu mi dici che riduci le tasse alle imprese di 10%, significa che si va da 68% a 61%. Germania e Stati Uniti... Perché, scusi, dire il numero assoluto non vale, bisogna dire la percentuale. No, perché bisogna competere. Le imprese non riescono a competere se hanno una pressione fiscale allora, così alta. Allora, se scende in ogni caso di un numero che suona bene alle orecchie, ma percentualmente rimane poco vantaggioso rispetto agli altri paesi... Assolutamente sì, aiuta di poco, ma l'aliquota è 30% inferiore negli Stati Uniti e in Germania. Per competere, niente 10 miliardi, vogliamo sapere 30% solo per essere in un campo allora, livellato. Allora, Lascani, quale do io la risposta? Sono tutti bravi quando a governare sono gli altri, così? No, infatti, una delle due debolezze della flat tax è la progressività, nel senso che noi immaginiamo un sistema, io lo so che le tasse dovrebbero essere più basse per tutti, ma immaginiamo un sistema in cui chi ha di più, anche come aliquota, dovrebbe pagare un po' di più, se non altro per avere un welfare che poi funzioni per tutti. L'altra debolezza è che questa proposta viene da gente che non è che viene dal nulla, da Marte, è gente che questo paese lo ha governato. Se quella cosa non l'ha fatta è perché evidentemente quello shock non è possibile, perché come dice il professore semplicemente non si può fare. Ora porta bene, fa bene campagna elettorale, fa bene Salvini a servirsene, ma poi noi dobbiamo governarlo. Professore, ma aspetti, professoressa pure e Gomez, perché tutto questo, noi dell'Albania non prendiamo solo la flat tax, ma prendiamo pure quel sapore di corruzione, di approssimazione che sta caratterizzando le pagine dei giornali in questi giorni. Lei ogni volta che torna in Italia trova uno scandalo nuovo. Adesso c'è mafia capitale. Aspetti ai Marchini perché torno su di lei. No, prima corruzione. Torno. Ma adesso su Roma è già scavalcata, perché a Roma si parla di Olimpiadi. Vixia Portel. Roma è così. Si chiude una porta e si apre un portone. La capitale, ancora scossa per lo scandalo di mafia, ha già l'occasione per rifarsi la faccia con le Olimpiadi romane. Il premier Renzi ha candidato Roma capitale a diventare sede dei giochi nel 2024. Questo progetto, ha detto il presidente, ci riempie il cuore di orgoglio. Ma tocca dirlo anche di qualche dubbio, perché da un lato è vero, sarebbe una grande soddisfazione veder sventolare a Roma la bandiera olimpica coi suoi 5 anelli che simboleggiano i 5 continenti, l'universalità dello spirito olimpico. È pur vero però che neanche lo spirito olimpico arriva gratis. E quanto costerebbero i giochi? A Londra sono costati circa 11 miliardi e mezzo, a Pechino nel 2008 circa 30, a Sydney nel 2000 2 miliardi e 2, la Russia ha sborsato 40 miliardi nel 2014, Atene 9 miliardi, senza contare poi di quanto sono lievitate le spese rispetto alle previsioni degli zelanti amministratori. Più 90% a Sydney nel 2000 e il 60% in più ad Atene. Atene, poi, in seguito ai lavori per le Olimpiadi, un mix di corruzione, clientele e ritardi hanno trascinato i bilanci dello Stato a un passo dal crack. Come si dice sotto il Partenone, stessa faccia, stessa razza? Beh, non è detto. Ricordano gli analisti che in Italia abbiamo avuto un recentissimo e brillantissimo esempio virtuoso, le Olimpiadi invernali di Torino 2006, 8 anni fa. Allora il presidente Carlo Azeglio Ciampi staccò un assegno di 2 miliardi di denaro pubblico e tutto andò per il meglio. Solo che c'è un però. Se il presidente Ciampi sborsò 2 miliardi e mezzo, al dottor Padoan toccherebbe una sommetta, secondo i calcoli di Repubblica, che si aggira fra i 6 ai 20 miliardi. L'Olimpiade sarebbe vero anche una sfida, capace di dare un volano all'economia e ai lavori pubblici. Servirebbero nuove stazioni, metropolitane e autobus pronti fra 10 anni. Appunto, proprio nella città, Roma, che dal 2008 ad oggi ha accumulato un nuovo debito per quasi 1 miliardo, che ci ha messo 8 anni per costruire 12 chilometri di metropolitana, dei 25 previsti, dove l'azienda dei trasporti ha un buco di 676 milioni e la municipalizzata che raccoglie la spazzatura un rosso di 53. E poi ci sono altri ricordi, come Italia 90, che costò l'84% in più del previsto per un totale di 7 miliardi circa rivalutati ad oggi, di cui peraltro stiamo ancora pagando il mutuo. Così come i mondiali di nuoto del 2009, che hanno lasciato al comune di Roma un buco di 10 milioni e oltre 30 indagati, lasciando davvero da parte la ragnatela di lavori e appalti bloccati per corruzione fra il MOSE in Veneto, l'Expo a Milano e l'intera inchiesta del mondo di mezzo di mafia capitale. E allora
loro a voi la scelta, essere ottimisti come Renzi, perché lui dice non lo faremo per partecipare, lo faremo per vincere, o saggi come le nonne che ripetevano senza farina non si fa pane. Allora, professoressa Signorelli, mi dice che sensazione le hanno dato le notizie di questi giorni che venivano da Roma? Una grande depressione. Ho scritto che è un paese senza vergogna questo, perché dopo tre scandali di quelle proporzioni, e stendiamo un velo pietoso sugli scandalini, gli scandaletti, gli scandalucci che comunque non mancano mai, ci si vuole candidare a fare le Olimpiadi. Ora, veramente a me sembra che questa classe dirigente ha perso il contatto con la realtà, nel senso che il popolo italiano è convinto che laddove ci sono soldi pubblici c'è chi ci mangia sopra. Allora, si può far leva su due cose, perché questa è convinzione del popolo italiano, che dove ci sono soldi pubblici c'è chi ci mangia sopra, sappiamo tutti che, e non facciamo il solito discorso delle mele marce che veramente non regge, no? Si mangia, si mangia abbondantemente, forse non proprio tutti, ma tanti. Allora, si propongono le Olimpiadi facendo leva su due o tre cose, mi sbrigo. Primo, che così si cerca di valorizzare una sorta, Durkheim l'avrebbe chiamata una rappresentazione collettiva, no? Faremo le Olimpiadi, siamo sempre un gran paese, bla 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 bla. Ma intanto il montare questa panna montata serve intanto a distrarci un po' dai guai attuali, e già ci stanno riuscendo, no? Tanto è vero che insomma parliamo di Olimpiadi e già non parliamo più di tante altre belle cose che sono successe. E poi ho letto una riflessione che mi è sembrata geniale. Perché questo signore, scusate, non mi sono segnata chi era l'autore dell'articolo, ma se si riconosce. Lo troveremo. Lo troveremo. Dunque, lui dice che gliene importa a Renzi. Quando bisognerà pagare i debiti delle Olimpiadi, probabilmente lui non governerà più. E quindi lui si fa la pubblicità adesso, dice queste frasi roboanti, e poi gli italiani pagheranno, perché alla fine. Anna Scani. Ma guardi, io non sono una fanatica del grande evento, quindi assolutamente ho tutti gli scetticismi che hanno gli italiani, però credo che il disfattismo generale che si è generato attorno a questa proposta delle Olimpiadi abbia, persino in me, che non sono una fanatica del grande evento, ha avuto l'effetto contrario, cioè di dire probabilmente non è così male come sembra, probabilmente quella rappresentazione collettiva, a patto che ci siano due condizioni, sostenibilità e trasparenza assoluta. Onestà. Trasparenza assoluta. Questa è una sfida che non Roma, perché l'altro tratto distintivo è non Roma, ma l'Italia può cogliere e può vincere. Dire che siamo il paese della corruzione, quindi non potremo più costruire niente, più fare niente, più dir niente, mi pare davvero un passo indietro, una rinuncia eccessiva. Domanda della signorelli Fulminia. Domanda. Sì, mi sai indicare un gruppo, una couche, un ambiente, una comitiva dove non ci sia la corruzione in Italia, a parte i suoi amici o i miei amici personali? Per quanto mi riguarda i miei amici non sono corrotti, infatti siamo tutti poveracci, ma mi sa dire un punto, un focus, un ente. Dia un a segnale cui e poi abbiamo una battuta di Salvatore Martini, prego. 24 Io miliardi. Credo che esattamente questa narrazione abbia creato rovina sopra un paese che è già in rovina. Perché la mia generazione, non me la chiami narrazione. Io sono nata nell'87, il 92 è stato l'anno di Tangentopoli ed era l'anno in cui ci avete detto che il paese era corrotto e la politica faceva perché schifo. Perché non lo era? Siamo cresciuti perché così. Non lo era. Per fortuna ce l'hanno detto, se no. No, nel frattempo però non è che abbiamo risolto il problema, la narrazione ha aggravato lasciando i disonesti esattamente dove erano. Allora Gomez e Signorelli, vi dico subito che restano con noi anche per la parte della giustizia, però Gomez dica una risposta. Io allora, lo so che questo genera dopo, critiche, lo so la bene, corruzione non si batte solo onesti con la repressione penale, ma dopo Mani Pulite, nel 1997, si trovano a costruire il passante ferroviario a Milano.
prima dell'inchiesta costruire un chilometro di passante costava 80 miliardi al chilometro. Nel 97, 4 anni dopo, costava 40 miliardi al chilometro. Non c'era stata un'innovazione tecnologica. Poi cosa è successo? Che non lei, ma i suoi papà, nonni, quelli che facevano politica e stavano in Parlamento, questo problema l'hanno omesso, l'hanno nascosto sotto il tappeto e avete e il Parlamento italiano, non tutti i politici, no, ma una parte rilevante. Adesso ne parliamo con il ministro della giustizia. Una parte rilevante ha creato il le condizioni di cui lei parla, dicendo dobbiamo essere ottimisti. No, dobbiamo essere realisti. Abbassiamo lo studio, allora vi spiego come procediamo. Abbassiamo lo studio, parlo io con Nando Pagnoncelli. Ci dice se gli italiani sono favorevoli o no alle Olimpiadi di Roma. Ma adesso, subito, avremo ospite il ministro di giustizia e il rappresentante della magistratura. Quindi parleremo di tutto questo con maggiore profondità e attenzione. Adesso dobbiamo sentire ancora Marchini e Salvatore. Pagnoncelli ci dice subito al volo se gli italiani ne vogliono o no le Olimpiadi a Roma? Sì, la maggioranza relativa ritiene che sia giusto dare un'occasione alla capitale in questo momento così difficile, 42% la pensa così, cartello 4, 29% è scettico, parlarne ora ritiene che sia solo propaganda, invece un 27% è addirittura rassegnato. Beh, però aspetti, perché 29 e 27 fanno? 56. 56, quindi sono più per il no. Riguardiamo sì, un attimo il cartello. Questo, sì, sì, assolutamente. Allora, rivediamo 42% il pensa che sia un'opportunità invece di rilancio. Invece 29 e 27 dicono è propaganda oppure sarà un magna magna. Professor Salvatore, aspettate perché ora torniamo tutti. Professor Salvatore Marchini, due flash. Sì. Prima di tutto la corruzione, nessuna nazione ha un monopolio sulla corruzione. Però quando la corruzione arriva a un certo livello, a una certa soglia, è la cosa peggiore che si possa fare per la ripresa e la crescita. Non solo scoraggia gli investimenti, ma quello che noi sentiamo da lontano è che la fiducia dei cittadini sulle istituzioni è più soldi pubblici terribile. Girano, più aumenta la corruzione o è una questione di qualità della classe dirigente? Poi Marchini conclusivo perché arriva il ministro. Sì, prego. Ma noi c'è stato un articolo, lei avrà sul New York Times, che è il punto di riferimento del centro-sinistra degli Stati Uniti, e dice la corruzione è così estesa, così forte in Italia che tutte le riforme sono impossibili. Noi speriamo che non sia vero, però questa è la percezione Marchini. Che abbiamo. No, io vorrei anche portare un'esperienza diretta. Vedi, se lei sarà sindaco, sarà contento delle Olimpiadi. Nel 1994 venne a trovarmi, allora vice sindaco, stiamo nel primo conciliatura Rutelli, post Tangentopoli, venne a trovarmi il vice sindaco Walter Tocci e mi convince di aiutarli per la realizzazione di una riqualificazione urbana per il Giubileo. Ebbene, io lavorai con questi signori e le assicuro che mettono una mano sul fuoco, ma due, che persone come Walter Tocci, Domenico Secchini, che era assessore all'urbanistica, gente per bene, seria. Quindi questa città, che è complicata, però anche in un momento molto difficile, come fu dopo Tangentopoli, riuscì a trovare al suo interno quelle risorse per fare un'operazione che non andò né sui giornali, né corruzione, né nulla. È un problema di persone e di regole. Abbiamo parlato delle persone, adesso pochi minuti e trasparenza. Pochi minuti pubblicità e parliamo col ministro di giustizia delle regole. Pubblicità. Vi presento il ministro della giustizia Andrea Orlando del PD. Buonasera ministro, buonasera. Benvenuto di martedì. E vi presento Rodolfo Sabelli, presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati. Benvenuto anche a lei. Buonasera. Non ce ne sarà bisogno, ma casomai ve ne foste dimenticati, Simone Carolei e Mafia Capitale. Qui abita Bruggia? Abitava, sì. È lì Carminati? Sì, giù in fondo sulla destra. È sorpreso perché era molto, molto gentile Riccardo. Educato, gentile, pronto ad aiutare. Sapevo che c'era un passato non eccellente, però uno si può redimere, no? Ma la Fondazione Nuova Italia? Non c'è più. Da quant'è che non c'è più? Quasi un mese che non c'è più. Era
sede dove pagavano l'affitto Buzzi e Carminati per Alemanno. Arriva alla porta allora. No, non ci arriva, guarda, glielo venite presto. Buzzi e Carminati pagavano l'affitto di questa fondazione. Oh, tutto quello che non ti puoi immaginare, da un po' di tempo a sta parte è tutto possibile. A parte pure qua al mercato Esquilino. Cooperativa De Buzzi, come si chiama? 29 giugno. C'aveva tutte a parte lui e aveva preso pure questo. Perché c'avete questo contratto qua 29 giugno? Perché c'è stato imposto dal comune? Il sospetto c'era perché il comune paga 40.000 euro, un servizio che noi il mese dopo ne paghiamo 20. Tu al posto mio che pensi? Qui comunque qualcuno ci ha mangiato. Non mi chiedete niente, non so niente, guarda, non so niente. Ho visto tanta gente curiosa ed è finita male, la curiosità a me non mi piace proprio. Pensi che qui non paga niente nessuno, né acqua, né luce, né niente. Poi si parlano di milioni, milioni e milioni, eh. Che spende chi? È comune. Tu lavori qua? Sì, portiere. Quante famiglie ci sono qua dentro? Quante? Oltre 100 persone. Qui i servizi li gestisce la cooperativa di Buzzi? Buzzi, qua. Mai l'ho visto, mai l'ho incontrato. Ma non mi puoi dire per chi lavori, la cooperativa per chi lavori? Io? Non sono autorizzato. C'è un filone che probabilmente deve ancora emergere nella maxi inchiesta su Mafia Capitale ed è quello legato alle politiche abitative. Il comune affitta degli immobili interi in cui vengono ospitate nuclei familiari in emergenza abitativa. Si arriva a pagare tra i 2.500 e i 3.000 euro al mese per un appartamento in periferia. Qua teniamo 70 famiglie. Il comune paga 2.600 euro ad appartamento qui. Quasi. Questa cucina, albero di Natale. Tu dici paghi 2.600 euro, giusto? Tutto sto spreco, potrebbero farci un sacco di palazzine con questi soldi che pagano. Perché ci mangiano? Non sai che sei magnati, Carminati. Il mio posto è 2.650 euro al mese. Peggio di Via del Corso. Ci hanno mangiato un sacco di soldi alle spalle della gente. Il signor Buzzi è ammanicato con tutti. Ha fatto mangiare tutti alle spalle nostre. Sì, togli, sì. Andate via, dammela a me, è meglio. Stanno a abitare qua in attesa che gli dà a casa al comune. Bella qua, eh? Molto. E quante famiglie ci sono qua dentro? 13. Sai quanto paga il comune qua d'affitto? No, quello non lo sappiamo. 13 famiglie, 13 villette, 13 appartamenti. Appartamenti. Allo scandalo di Mafia Capitale, cartello 21, il governo risponde così. Nuove misure anticorruzione, la pena minima sale dai 4 ai 6 anni, la massima dagli 8 ai 10. Il termine della prescrizione si allunga da 10 a 12 anni e mezzo, confisca dei beni come per i delitti di mafia e per accedere al patteggiamento è necessario prima restituire il maltolto. Dottor Sabelli, è la strada giusta? Ma vede, il problema della corruzione è anzitutto un problema di indagini e di prova. Perché le mazzette non è che vengono scambiate in mezzo alla piazza davanti ai testimoni. C'è un patto corruttivo che unisce corrotti e corruttori. E bisogna intervenire con degli strumenti che sappiano rompere questo accordo. È un accordo che unisce i due soggetti in una reciproca convenienza. Allora noi, ma non adesso, da anni, abbiamo proposto l'introduzione di forti sconti di pena. In fondo è quello che già è previsto in materia di criminalità organizzata, in materia di sostanze stupefacenti. Abbiamo chiesto, peraltro conformemente a quello che prevedono convenzioni internazionali, che siano introdotte forme di attività sotto copertura che aiutano
le indagini, proprio perché sono indagini che, e sono processi che non possono, o raramente. Cioè, lei dice, non tanto la sanzione quanto l'informazione e l'indagine. Esatto, ma le aggiungo anche di più. Ora, io non dubito che il governo con queste misure voglia prendere delle iniziative che sconfiggano la corruzione. Il problema è che quando si aumentano le pene e quando si scoraggiano i patteggiamenti, allora potrebbe esserci anche meno convenienza per chi è disposto a collaborare, a fornire la propria collaborazione alla giustizia, perché poi pensa, ma se io parlo, se io collaboro, se io mi autodenuncio, questi mi danno una mazzata, mi becco, se mi va bene, 6 anni o 4 anni, chi me lo a fa quel fare? Punto chi me lo fa Ministro, fare? Ministro, avete sbagliato strada? Ma no, intanto quelle sono indicazioni, sono proposte che si aggiungono ad altre che erano già in itinere. Mi riferisco all'introduzione del reato di autoriciclaggio che è già stato approvato dal Parlamento, no? E mi riferisco alla, come dire, ricostruzione del reato di falso in bilancio che era stato sostanzialmente svuotato negli anni precedenti. Sono due interventi importantissimi, perché il primo consente di aggredire il post delitto, cioè il fatto che io ho preso dei soldi e questi soldi li ho riempiegati, li ho nascosti. Questo, guardate, cambia anche completamente rispetto alla dinamica della prescrizione, perché se il reato che ha originato questa somma è prescritto, non si prescrive il fatto che io questo denaro l'ho riutilizzato. E poi il falso in bilancio, non devo spiegare perché è importante, perché molte di queste, chiaramente tutte queste tangenti non vengono da poste che sono state messe a bilancio, quindi è l'origine. Tutto nero che quindi queste misure sono state presentate a un video messaggio del Presidente del Consiglio, quindi immagino che ci teniate. Beh, abbiamo presentato anche le altre con una conferenza stampa, quindi non credo che si possa guardare, diciamo, allo strumento che si usa per pubblicizzarle. Il pacchetto completo conteneva quello. Queste sono delle integrazioni che ci, come dire, sono venute fuori anche guardando a ciò che stava avvenendo. Il patteggiamento, è vero, può rischiare quella cosa, però è anche, come dire, inaccettabile socialmente che un corrotto patteggia e non fa neanche un giorno di carcere. Dottor Sabelli. Sì, certo, ma ripeto, occorre... Qual è lo scopo? Dare pene più alte o trovare più reati, dare più condanne, scoprire più fatti di corruzione? No, scusi, io volevo dire una cosa che ho dimenticato di dire al Presidente Sabelli. Sulla questione dell'introduzione, diciamo, dello sconto di pena per chi collabora non c'è nessuna obiezione, penso che ci sarà un emendamento del Governo che andrà in questa direzione. Io mi auguro, anzitutto perché non è stato fatto subito, io mi auguro che tutte queste misure che noi abbiamo proposto vengano introdotte e venga utilizzato uno strumento rapido, snello, che consente un'approvazione veloce. Guardi, ai tempi delle... Si faccia un decreto magari? Ma... Oppure, perché lui dice questa è una presentazione in conferenza stampa. Guardi, non si può accettare che fra un anno o due anni si continui a discutere della riforma, se introdurre questo o quello. Bisogna fare in fretta. Ai tempi dei cartaginesi si diceva mentre a Roma si discute Sagunto viene espugnata, mentre a Roma si discute qui la corruzione rischia di erodere pezzi dello Stato. Non Orlando, aspettiamo l'ennesimo scandalo. Orlando. Ma questo discorso è stato fatto tantissimo, ci sono state scommesse anche con poste alte sul fatto che per esempio il reato di autoriciclaggio non sarebbe mai stato approvato. È legge dello Stato. Si diceva ma fate prima la responsabilità civile e non fate quella cosa lì. No, è stato affrontato prima il tema dell'autoriciclaggio. Quindi certo, abbiamo fatto 6 disegni di legge di riforma della giustizia, portarli in fondo in un Parlamento che sta affrontando la legge di stabilità, sta affrontando una serie di riforme strutturali, non è semplicissimo. Però io dico che a mio avviso nell'arco dei prossimi mesi il reato di falso in bilancio sarà reintrodotto e dico anche che credo che anche per la spinta che l'opinione pubblica sta e l'attenzione che c'è nell'opinione pubblica questo pacchetto di interventi sarà legge nell'arco dei prossimi dei primi mesi del prossimo anno. Allora dice il dottor Sabelli mentre a Roma si discute e Sagunto viene espugnata, ma è il Presidente del Consiglio che accusa i magistrati di parlare troppo. Sentite Gilles Develi, l'ha raccolto all'Assemblea del PD. Quando leggo leggo numerose interviste di magistrati che commentano le leggi che noi stiamo facendo, io vorrei ringraziare ciascuno di loro perché ogni intervista è utile per capire se qualcosa va cambiato o no, ma credo che in Italia i magistrati debbano parlare un pochino di più con le sentenze che non con le interviste, e la politica che non ha paura di guardare in faccia le cose
La politica che non ha paura perché è fatta di persone per bene, come è fatta di persone per bene la politica del PD, dice ben vengano i processi, ben vengano le sentenze, si faccia veloce. Noi non abbiamo niente da temere. Sabelli. Ma guardi, io credo che chi fa le leggi deve approfittare dell'esperienza di chi lavora sul campo. Chi lavora sul campo, come lavorano sul campo i magistrati, deve collaborare per le buone leggi. E anche questo è democrazia. Poi, certo, la collaborazione non è che può essere fatta di applausi, è fatta anche di critiche. Io personalmente preferisco le critiche che mi fanno crescere piuttosto che gli applausi che mi lasciano nei miei errori. Gomez, poi Signorelli e sentiremo la risposta del Ministro. C'è un rapporto che, diciamo, che sta difficilmente in piedi tra governo e magistratura e su quello ci sono le difficoltà che poi si incontrano? C'è un rapporto difficile che sta difficilmente in piedi tra politica e magistratura. Perché fermo restando che la politica è piena di politici per bene, quello che sta emergendo in tutta Italia è che siamo di fronte a un sistema. Siamo di fronte a un sistema che non coinvolge tutti i politici, ma coinvolge tutti i partiti, con le stesse metodologie. Lo insegna ancora di più la questione, se sarà dimostrata, di Venezia rispetto a quella di Roma. Lì abbiamo Zoggia, responsabile, ex responsabile degli enti locali del PD, che viene accusato di una cosa piccola, un finanziamento illecito, di aver preso soldi da un'impresa. E il sindaco Orsoni dice, sì, io i soldi li ho presi, ma perché me li hanno detto quegli altri che li dovevo prendere. Questa è, per chi ha vissuto come me in Mani Pulite, sembra la replica un po' cambiata di Mani Pulite. Però Renzi dice chiaramente, dice, magistrati, non ci fate paura, perché non abbiamo nulla da nascondere. Quindi noi faremo anche i provvedimenti che non vi piacciono, che criticate, perché siamo liberi di farlo, perché abbiamo una coscienza politica. Probabilmente Renzi non ha nulla di nascondere, però io mi chiedo come mai durante la conferenza stampa Renzi sia stato chiesto scusi, perché non avete presentato un decreto legge per fare in fretta e dare un segnale, se lui pensava che le norme fossero sufficienti? E lui ha risposto testualmente, non si fanno decreti legge in casi di giustizia, in questioni di giustizia. Ne ricordiamo tutti, in materia penale. Io ne ricordo a decine, l'ultimo sul femminicidio, ma forse ce ne sono stati altri. In materia di misure cautelari. Sì, e allora perché non le fa? Allora così risponde Orlando. Ha mentito. Allora io mi chiedo, per dare un segnale, Renzi, su cui mettiamo tutti la mano sul fuoco, perché non dice che da domani per decreto le fondazioni che fanno capo ai politici sono obbligate a rendere trasparenti l'elenco dei loro finanziatori? Qua tutti i soldi arrivano alle poi fondazioni. Orlando. Poi uno viene equivocato, poi magari uno pensa male. Orlando. Invece se hai le Mani Pulite, sei in grado di dare quei segnali, dalli. Cambio. Sono questo è uno, l'altra critica che viene posta è quella di essere in accordo sul patto del Nazareno famoso con Berlusconi, che sui temi di giustizia ha sempre il passo leggero, diciamo. Sì, ma su questo assioma si è detto appunto che tutti i reati che stiamo introducendo non sarebbero mai stati introdotti. L'autoriciclaggio, che cito per l'ennesima volta perché non so se si capisce la portata, lo dico perché la magistratura ha insistito per anni sull'introduzione di questo reato, era la prova principe del fatto che siccome c'era non si sarebbe mai fatto perché c'era il patto del Nazareno. Si è fatto e ora si dice, allora adesso vedrete che non fanno il falso in bilancio. Faremo il falso in bilancio con grande pazienza, perché intervenire in ambito di norme penali che comportano una restrizione della libertà della persona è sempre meglio farlo attraverso la legge ordinaria che attraverso il decreto. E questo perché almeno viene digerita, diciamo, dal Parlamento e viene ragionata. Viene digerita, viene ragionata, viene messa all'interno di un quadro organico. In generale c'è una prassi costituzionale che sconsiglia l'utilizzo di questo. Professoressa Signorelli, dopo quadro organico, ma com'è possibile che adesso la corruzione giudiziaria a proposito di quadro organico venga punita come la corruzione? Cioè il quadro organico ve lo siete dimenticate, se io corrompo un giudice che è un pochino più grave, voglio dire, prendo la stessa pena che se corrompo un assessore. Ma è il quadro organico, allora, signor Ministro, mi permetto, ve lo una siete risposta fulminea, perché ma non è un caso che stiamo affrontando questo tema con un disegno di legge che può consentire un'armonizzazione tra loro delle pene. Professoressa, mi dia una sua visione generale su quello che abbiamo visto, soprattutto sull'intervento di Renzi.
parlare di queste questioni in presenza del dottor Sabelli e del ministro mi fa sentire un po' a disagio, perché non è campo mio nella maniera più assoluta, non sono in grado di valutare l'efficacia di un provvedimento. Però il campo suo è la cultura, però, in cui vengono prodotti questi. Su quel piano lì io credo che, scusate la violenza dell'espressione, la violenza implicita dell'espressione, credo che si sbagli tutto. Perché continuiamo a ragionare, è come il discorso delle mele marce, continuiamo a ragionare come se si trattasse di episodi, individui. Ora, c'era un signore che ha vissuto nell'Ottocento in Francia, che si chiama Émile Durkheim, grande sociologo, grande antropologo, che ci ha insegnato che una società intanto riesce a funzionare come società in quanto c'ha un principio che la solidarizza, no? Lui parlava di solidarietà meccanica e solidarietà organica. La solidarietà organica è quella dell'interdipendenza reciproca, per cui il fornaio non può fare a meno del contadino che produce il grano, scusate la pedanteria. La solidarietà meccanica è quella che nasce dalle rappresentazioni collettive. Ora, la mia modesta proposta è di cominciare a ragionare a partire da una rappresentazione collettiva e da una interdipendenza legati a un sistema di solidarietà, nel senso che è un sistema che tiene la società italiana in solidum. Faccio un unico esempio: le 13 villette, che sono sicuramente molto più ambite e desiderabili e comode degli appartamentacci mezzi scarrupati delle case popolari. Voi credete che quelle 13 famiglie che stanno lì non avessero una maniglia per ciascuno, un santo in paradiso? Ci sono capitate per caso o per l'ordine alfabetico? Insomma, allora è vero anche la Babbo Natale, ecco. Beh, può essere, lo scopriremo a breve. Lo scopriremo a breve. Ministro. Sì, io non so come si costruisce questo nuovo patto sociale, come lo vogliamo chiamare. So quello che può fare, a mio avviso, la politica. Intanto attuare tutti gli strumenti di prevenzione, perché se ci sono elementi di trasparenza, si capisce come avviene la spesa, si fa un po' quello che è stato fatto sugli infortuni sul lavoro, cioè non solo devi impedire che uno si faccia male, ma devi fare anche tutto il possibile perché non si rischi. Ecco, questa strada è la strada che è contenuta in una legge che fino ad oggi non era stata applicata, che è la prima parte della legge Severino. Con l'attivazione dell'Agenzia Nazionale Anticorruzione è partito questo meccanismo. L'altra cosa che vorrei dire, unendo tutte queste vicende, c'è una parola che secondo me risuona, vale in qualche modo per i campi degli immigrati, vale per i grandi eventi sportivi, vale per il terremoto, che è la parola emergenza. Quello che credo si debba evitare per evitare di correre dei rischi che sono stati corsi in passato è utilizzare l'emergenza, perché l'emergenza vuol dire deroga e la deroga apre sempre la strada ai più furbi. Io credo che questa sia la strada che il Paese si deve impegnare a seguire prima di tutto. Allora, attenzione, perché vi spiego ora come ci muoviamo. Sui temi che abbiamo discusso fino a questo momento, adesso intervisteremo Lilli Gruber, intervisteremo Gianluigi Nuzzi, che è un giornalista che conosce un po' l'ambiente in cui tutto questo è prosperato a Roma e non solo a Roma. Poi parleremo con Massimo Gramellini, che è probabilmente uno dei più grandi conoscitori del sentimento e dell'umore degli italiani, ma poi concluderemo con Sabino Cassese, che proprio da questi concetti che abbiamo toccato in questa parte della nostra puntata ci aiuterà a approfondire. Nando Pagnoncelli, velocemente, gli italiani apprezzano o no gli interventi presentati da Renzi sulla corruzione? Sì, li apprezzano, il 51% pensa che abbia fatto bene perché dimostra di voler intervenire subito su questo problema, lo vediamo col cartello 3, però abbiamo anche un 44% che ritiene che sia uno dei tanti annunci e gli italiani alla fine non faranno più caso a tutti questi giudizio annunci. Complessivo sull'operato di Renzi. Si divide il campione a metà, 49 esprime un giudizio positivo, 49 un giudizio negativo, lo vediamo col cartello 5. E con il cartello immediatamente successivo vediamo il trend, quindi come evolve questo giudizio nel corso del tempo. È stabile rispetto al mese scorso e in calo rispetto ai mesi precedenti, in particolare rispetto al mese di giugno. Come va per Salvini? Per Salvini lo vediamo con il cartello successivo,
Prevalgono i giudizi negativi, 58%, i giudizi positivi toccano un terzo degli italiani, ma anche qui col cartello 8 vediamo il trend. È un giudizio in crescita, è praticamente raddoppiata la percentuale di giudizi positivi nei suoi confronti dal marzo scorso ad oggi. Chi voterebbero oggi gli italiani? E questo lo commenteremo successivamente. Questo è un dato molto importante perché rispetto al mese scorso ci sono dei cambiamenti abbastanza significativi. Lo vediamo col cartello 9. Il PD si conferma al primo posto col 35%, ma in calo di 3,5 punti rispetto al sondaggio che abbiamo realizzato il mese scorso e di 5,7 punti rispetto alle europee. Il Movimento 5 Stelle si conferma al secondo posto, anch'esso in lieve flessione sia rispetto al mese scorso che rispetto alle europee. Forza Italia al terzo posto col 15,2%, sostanzialmente stabile, però Forza Italia è incalzata, lo vediamo, dalla Lega Nord, questo è l'altro dato molto importante, 13,2%, quindi una crescita molto netta di quasi 5 punti rispetto al sondaggio che abbiamo condotto il mese scorso e di 7 punti rispetto al risultato delle europee. A seguire Sinistra, Ecologia e Libertà con 4,8 e poi con il cartello 10 vediamo gli altri partiti minori che si possono leggere. Allora, due dati, scende il PD di 3 punti e qualcosa, sale molto la Lega, ci dice Pagnoncelli qual è l'identikit del futuro Presidente della Repubblica e poi vi presento Lilli Gruber. Lo vediamo con il cartello numero 11, il 53% vorrebbe una persona nuova che dia il senso di un cambiamento profondo. 53%, 43% al contrario pensa che sia necessaria una persona esperta per garantire stabilità in questo momento delicato per il Paese. Pubblicità, poi Lilli Gruber, Nuzzi Gramellini. Adesso ci faremo fare il quadro politico generale da Lilli Gruber e non solo, vedrete. Poi parleremo di tutti gli aspetti di nera che ci sono dietro ai fatti di Roma, di Mafia Capitale. Poi ci racconterà l'Italia Gramellini e ce la racconterà anche Sabino Cassese. Prima la cartina dell'Italia nella qualità della vita di Emanuela Pendola. L'Italia è la qualità della vita. Se il calo del PIL è inarrestabile, ci sono anche altri indicatori che raccontano il nostro benessere. La Liguria, ad esempio, diventa la regione più appagata della nostra cartina riguardo al tempo libero, perché il 70,4% dei cittadini si dice ben soddisfatto. A rimpicciolirsi è parecchio e la Sicilia con il 54,6%. Altro importante aspetto della vita degli italiani è quello che riguarda le relazioni familiari e qui ad essere più soddisfatti sono i trentini con il 47%. La famiglia e le amicizie sono essenziali per il benessere, talvolta però i rapporti sono difficili da gestire, soprattutto per i campani che si dicono soddisfatti solo per il 22,7%. A migliorare la qualità della vita è anche la quantità di spazi verdi che ci circondano in paese come in città. A vincere sono i lucani che dispongono di ben 361 km quadrati di verde urbano a testa, a propria disposizione per passeggiate e jogging. Ultimi vengono gli abruzzesi con neanche 6 km di verde urbano ciascuno e i campani con 7. E se andiamo invece dritti ai problemi delle nostre tasche, vediamo subito che la Sicilia si ingrandisce e tanto perché a rischiare la povertà è il 42,3%. All'opposto, anche sulla nostra mappa, troviamo la Valle d'Aosta, ancora più piccola con il suo 7,9% di persone a rischio di povertà relativa. Diamo il bentornato a Lilli Gruber. Prego Lilli. Buonasera, buonasera. Buonasera. Buonasera Lilli, accomodati. Allora, lo sappiamo tutti, Lilli Gruber è la 7, 8 e mezzo, bello lo studio, bellissimo, grande, È la prima volta in assoluto che vengo nella tua trasmissione. Allora, oggi sei qui come scrittrice per Tempesta, il libro che sta vendendo tantissimo, un libro che va molto bene, e è una cosa, è una bella notizia perché è un libro molto profondo. Parla addirittura di una cosa successa alla tua famiglia, o comunque di come la tua famiglia si è confrontata con il male. Di che parla?
La storia della mia famiglia durante gli anni della Seconda Guerra Mondiale, la continuazione di eredità che ho scritto 2 anni fa, e diciamo che attraverso la piccola storia racconto la grande storia con la S maiuscola, quella dell'incubo peggiore della storia dell'umanità, la Seconda Guerra Mondiale, il nazismo, il fascismo. E, è un libro faticoso, posso dire, faticoso per me scriverlo, perché quando ci si confronta con le proprie radici, con la storia della propria famiglia, poi si vengono sempre a scoprire cose non tanto piacevoli. Come hai capito che si sceglie tra il bene e il male? C'è un momento in cui c'è sempre questa scelta innanzitutto, o può non esserci? Diciamo che confrontandomi con un periodo storico così drammatico come quello della Seconda Guerra Mondiale, mi sono continuamente chiesta cosa avrei fatto io al posto, per esempio, di Hella. E per noi adesso che viviamo comunque in una democrazia è facile dire no, io sarei passata dalla parte della resistenza, io non mi sarei mai potuta innamorare di una dittatura, e invece sappiamo che la propaganda e tanti altri fattori producono invece dei mostri. E quindi io sono arrivata comunque alla conclusione che arriva sempre un momento in cui noi possiamo scegliere tra il bene e il male. E questo significa però assumersi un pezzo di responsabilità individuale. E nelle grandi tragedie collettive ognuno di noi perde l'innocenza, e ognuno di noi aveva una possibilità, anche se piccola, di stare dalla parte del bene. Di fermarla. L'Italia sta diventando un paese intollerante? No, io penso di no, anche perché credo che abbiamo dimostrazioni quotidiane di quanto gli italiani siano invece tolleranti con chi è diverso da loro, e le prove ci sono nelle parrocchie, nelle scuole, nelle comunità, nelle associazioni di volontariato. Diciamo che in tempi di grave crisi economica c'è sempre qualcheduno che specula sulla... Ecco, chi è che sta soffiando sul fuoco? Quelle sono scene, poi tra l'altro abbiamo visto, e ne parleremo anche con te ora, cosa invece dietro all'immigrazione c'è di affari, di malaffari. Chi è che sta soffiando sul fuoco? Ma direi che in questo momento stanno soffiando sul fuoco le forze che non so neanche se chiamarle populiste o di destra, perché non sono neanche così ben definibili, no? Anche perché poi populismo di per sé vuol dire occuparsi del popolo, quindi anche delle sue paure, delle sue preoccupazioni, delle sue frustrazioni. Sicuramente la Lega è un partito che... vogliamo dire anti-immigrazione, poi certo Salvini ci spiega che è per l'immigrazione legale, e che bisogna combattere quella illegale, lo diciamo tutti, e questo è anche semplice dirlo, ma diciamo che in genere chi offre soluzioni semplici a dei problemi complessi è chi specula in questo momento di più. E chi, cioè, pensa... chi si rifiuta di affrontare la complessità e dà delle soluzioni, sì, perché... nette e facili. Ma certo, ma anche perché questo bene... significa comunque non dire mai tutta la verità ai adesso cittadini. Adesso vediamo chi sono i populismi, però ti faccio vedere nel cartello 30 quanto cresce la destra in Europa. Noi abbiamo visto anche l'estrema destra, ma in realtà i partiti destra radicale, guarda il cartello 30, alle ultime elezioni europee hanno superato il 25% nel Regno Unito, in Francia il Front National, che poi non si definisce estrema destra, Marine Le Pen sta cercando di dare un nuovo volto, Danimarca, poi ci sono in Olanda, Svezia, Austria, neonazisti addirittura in Ungheria e in Grecia. Allora, se ti avessero detto, tu ti sei occupata di esteri per molto tempo, che Marine Le Pen stava per guidare la Francia, cosa avessi pensato? Ma diciamo che Marine Le Pen non è un fenomeno nuovo, no? Prima c'è stato suo padre che andò nel 2002 al ballottaggio con Chirac alle presidenziali francesi, che già quello è stato un primo shock, parliamo di 12 anni fa. Chi ha osservato e tenuto d'occhio quello che succedeva nelle periferie francesi e come il Fronte Nazionale si muoveva nei piccoli centri della Francia, aveva capito che
è che il Front National è diventato un partito razzista, xenofobo adesso. No, poi è arrivata Marine Le Pen, la figlia, che era molto più giovane, molto più abile nella comunicazione. Io l'ho intervistata prima delle europee ed è una abilissima, una politica intelligente. E quindi tutte queste... questa è un'altra cosa che dobbiamo sempre tenere presente, una cosa che mi ha insegnato anche tutto il lavoro che ho fatto per questo libro Tempesta, che ci sono sempre i segnali se noi abbiamo un minimo di memoria storica, se ci ricordiamo un po' da dove veniamo, non ci dobbiamo poi sorprendere di quello che ci succede, perché in fondo è già tutto successo e questo ci dovrebbe far essere anche un po' più attenti, un po' più cauti anche nei giudizi. Allora, Marine Le Pen è una politica intelligente e guarda questa foto, ce n'è un altro politico intelligente che va forte ora ed è Matteo Salvini. Queste foto sono andate all'asta, tu le compreresti? Tu faresti un'offerta per le foto di Salvini nuda? Ma insomma, io l'ho avuto in studio vestito, diciamo che lo preferisco vestito. Quindi in ogni caso non dici no però. Senti, c'è un fatto di Salvini che colpisce. La Lega poco tempo fa è stata coinvolta in inchieste molto pesanti, no? I diamanti in Tanzania, gli investimenti. Adesso si ha l'immagine di un partito nuovo, pulito, che combatte contro... Questo è merito di Salvini o è colpa degli italiani? Ma penso che sia colpa un po' di tutti noi, anche dei giornalisti, che siamo i primi che avremmo un dovere di restituire un po' di memoria ai nostri lettori e spettatori, e lo facciamo troppo poco. L'esperienza di Grillo cosa ci insegna? Se la dovessi raccontare in un romanzo, cosa racconteresti? Sarebbe una storia probabilmente troppo lunga e troppo complessa da raccontare in due secondi, ma sicuramente Grillo è la dimostrazione che fare gli impresari della paura poi insomma si rischia di avere anche una vita politicamente breve. E poi diciamo Grillo comunica come nei suoi modi propri, sappiamo che è un comico, quindi insomma che si è buttato in politica e ha prodotto quello che abbiamo visto, ma da un punto di vista invece parlamentare e dei politici che sono stati eletti nel Movimento 5 Stelle, molti di loro hanno provato a fare un lavoro encomiabile, ma in generale possiamo dire che forse non hanno capito che fare politica significa mediare e non c'è niente di male in questo, perché se non si media c'è la guerra. Non ci sono altre vie. Senti, dici Beppe Grillo a fare l'impresario della paura, Matteo Renzi sta facendo l'impresario della gioia, del coraggio, della spavalderia? Ma no, direi di no, cerca di restituire un po' di speranza e Renzi? Di ottimismo. Ma ci sono alcune cose che mi piacciono, altre meno, mi piace sicuramente... la sua energia, la sua capacità di comunicare, anche la sua voglia di cambiare. Io penso che questo nostro paese avesse bisogno di una persona come Matteo Renzi, che diciamo non si ferma, sembra non fermarsi davanti a niente e nessuno. Mi piace il fatto che abbia avviato una serie di riforme importanti di cui l'Italia ha bisogno, mi piace meno il fatto che ancora non ne vediamo la conclusione, quindi diciamo adesso è anche vero che non è neanche un anno che governa e tra un anno faremo un bilancio e bisogna anche dare tempo a chi governa, no? Senti. Perché se vogliamo i risultati immediati non ce la possiamo fare. Poi però penso anche che Renzi dovrebbe essere un po' più collegiale, forse cioè? Questo non guasterebbe, ma siccome è sempre accusato, no, di essere un politico e un leader molto drastico nelle sue decisioni e di non coinvolgere anche chi dissente da lui, allora un po' più di collegialità in tempi difficili non guasta. E che tu prima da giornalista sei stata protagonista anche di battaglie importanti nell'informazione in Rai ai tempi di Berlusconi, poi sei stata in Europarlamento ed erano gli anni che ora Renzi dice, beh, insomma, forse il centro-sinistra si deve confrontare col fatto che ha buttato 20 anni da quando è partita l'idea dell'Ulivo. In fondo l'idea dell'Ulivo era proprio quello di cui stai parlando tu, nel cercare di mettere insieme delle differenze. È Renzi che sbaglia a liquidare come un errore quell'epoca o c'era in
troppo ottimismo nello sperare di mettere anime così diverse della politica italiana nell'idea dell'Ulivo? Ma intanto sono passati tanti anni e l'Ulivo ha vinto delle elezioni, quindi a suo tempo il progetto sicuramente ha funzionato. Oggi siamo entrati in un'altra fase, in un'altra epoca, e quindi giustamente Renzi vuole sperimentare altre formule politiche. Vorrei anche ricordare che Renzi in 10 minuti ha deciso di far entrare il Partito Democratico nel Partito Socialista Europeo. C'è stata una cosa che gli ha impegnato anni. Ma per 20 anni hanno discusso e nessuno ha avuto il coraggio di farlo. Quindi insomma questo decisionismo a volte paga. Poi penso anche che abbia ragione il presidente della regione toscana Rossi. Oggi ha fatto un'interessante intervista in cui ha detto e quindi ha parlato ai suoi del suo partito, del PD: noi dobbiamo sostenere Renzi, perché se cade Renzi in Italia arriva la troika. Questa è la prima questo cosa. Questo tu sei d'accordo, è vero? Io penso che i rischi ci siano tutti. E la seconda cosa che ha detto, che ho trovato anche molto insomma interessante, ha ricordato ai suoi che non è che sostenere il governo Monti senza se e senza ma fosse molto più di sinistra. Quindi siamo ai saluti, ho un'ultima domanda per te, però prima ti voglio far vedere gli auguri che ci ha mandato Fiorello. Ciao. Amici, buongiorno, sono le 6 del mattino di martedì con il programma di Floris. Ciao Floris. Floris, da quando siamo alla 7 non te caga nessuno. Vedi come si girano tutti, ma non lo so. Allora, siamo appena arrivati noi, però un pensiero per voi per le feste, perché giustamente dobbiamo noi. I nostri video ormai vanno, sono schegge impazzite nella televisione italiana, ci spostiamo da Rai 1 alla 7, poi noi siamo Al Jazeera, ovunque, mandiamo video, siamo noi che mandiamo i video ad Al Jazeera, ormai siamo noi che ci chiamano, oh, ci fate un video su e noi mandiamo i video ad Al Jazeera, non t'azzardare a tagliare niente, bravo, dici, se no ti mando, guarda che ti mando, il cubano, questo si chiama il cubano, e allora siamo pronti per fare un regalino a Floris, se avete voglia poi di video, chiamateci anche privati, i privati se ci chiamano a casa noi facciamo video per comunioni, battesimi. Allora, caro Floris, diciamo che sono pronti, ma te li faccio presentare da una donna meravigliosa che avete voi lì alla setta, che è Daria Bignardi. Buongiorno Daria. Buongiorno, sono appena arrivata, tra l'altro, cosa c'è da fare? Si parla di cultura, ci sono sempre. Sì, sono loro i Gemelli di Vittoria, che hanno fatto un pezzo su politica italiana. Il saluto dei politici italiani all'anno, che tra un po', il 2014, se ne andrà, prego. Gemelli di Guidonia che salutano l'anno che verrà qui sulla sette. Quando i Boldrini Alfano, boschi, boschi, bo bo bom, la Santa Ken, la luna sta a destra con te. Toti fito, oh lupi, toti fito, oh lupi, ciao ciao fascina, tu mi fai girar come fossi una vendola, si vede quello che Renzi con Berlusconi, mille Salvini suonati dal vento, oh Maria ti amo e grillo una volta sola. Cioè grillo una volta sola, ci vuole l'applauso. Riprendiamo da e grillo una volta sola. Salagadula, magica bula, bimbi rosi bibù. Padoan, Padoan, andiamo a lavorare. La 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 la. Faccio un appunto, mi mancava Poletti. Poletti, mancava Poletti, la finiamo così. Grazie, buone feste. Jingle bell, jingle bell, jingle all the way. Non la sanno solo jingle bell, jingle bell, dopodiché fanno ciao Floris, della terza declinazione. Floris, Floris, no, non è Floris, Floris, Fluoro, Fluoro, Floris, Fluoro, Floris, accusativo Florum, genitivo Florum, vabbè, ciao, vabbè, senti Lilli.
Sono un po' invidiosa per questi auguri di Fiorello. Non l'ho visti, vedrai che ti arrivano, perché dice basta chiamare. Senti, ti è mai capitato in tanti anni di dire basta, me ne vado in Austria? Un Gotteswillen, mi verrebbe da dire, per carità. Che vuol dire? Un Gotteswillen, no, per carità di Dio. No, io sto bene dove sto. Poi l'Austria è la patria, diciamo, ideale per molti sudtirolesi, ma io, siccome sono donna di confine, quindi faccio sintesi tra varie lingue, varie culture da sempre, quindi io sto bene dove sto. Allora, il pericolo è il seme dell'intolleranza, invece il vantaggio dell'Italia, l'arma su cui si può agire per ripartire, qual è? L'arma per ripartire penso che siano due cose. Uno, sapere che possiamo costruire un paese migliore solo se siamo consapevoli che ognuno di noi deve fare il proprio piccolo pezzetto di dovere, quindi ancora una volta un po' di assunzione di responsabilità individuale. E poi bisogna credere in questo paese e nelle sue potenzialità. So che certe volte è faticoso, ma ognuno di noi può costruire un'Italia migliore. Lilli Gruber, Tempesta, un bellissimo romanzo. Grazie Lilli di essere stata con noi. Grazie davvero. Grazie. Adesso noi, con un servizio di Emilia Dino e Federica Cellini, un servizio particolare che vedete, torniamo nel clima di Mafia Capitale. Federica Cellini e Emilia Dino. Cos'è la corruzione? Se c'è una persona che può essere corrotta, non dovresti chiederti, stupirti se viene corrotta, dovresti chiederti perché non è ancora accaduto. Beh, la corruzione è qualcosa che, insomma, in qualche modo ha fatto sì che l'Italia si trovasse in questo momento, in questa situazione. Una percezione distorta della realtà e ti fa credere che tutti siano corruttibili, a partire da te stesso. Se uno prova imbarazzo, non ti fai corrompere. Quando non provi più imbarazzo, scendi a tantissimi compromessi. Da cosa si riconosce un corruttore? Forse perché dorme tranquillo? È uno che, appunto, che non fa la fila, questo è. Non esistono segni antropologici o lombrosiani per riconoscere il corruttore. È molto simile al serial killer. Ecco, la principale qualità di un serial killer è appunto l'invisibilità. Cosa l'ha colpita dell'indagine Mafia Capitale? Che sembrava una storia inventata. Una grande offesa. Che ci siano di nuovo gli stessi meccanismi che magari erano stati denunciati ancora quando si parlava di crimine organizzato, politica, imprenditoria, nel 1896. Mi chiedo da dove vengono tutti questi contanti che sono serviti per pagare mazzette, bustarelle, stipendi. Quello che più colpisce nell'inchiesta Mafia Capitale è la trasversalità, l'indifferenza e la leggerezza con cui dei vecchi neofascisti transitano nel mondo degli affari e si mettono a fare affari sporchi con pezzi della sinistra. Il linguaggio usato nelle intercettazioni, che tipo di linguaggio è? Brutto. Uno è un linguaggio ovviamente molto, il linguaggio dell'arroganza e della violenza, dall'altra parte è anche il linguaggio dell'impunità. Mette in luce proprio la decomposizione di questo paese. È un linguaggio cinematografico. Io non so se è il cinema ad aver attinto da questa realtà oppure se è la realtà ad aver attinto dal cinema. È più accattivante la fiction o la realtà? La realtà. Purtroppo gran parte della nostra realtà è una realtà criminale. La fiction dovrebbe servire a rendere più accattivante la realtà. Per alcuni la realtà, per quanto mi riguarda, assolutamente la fiction. Mafia Capitale, che genere è? Giallo o noir? Un noir, assolutamente, fa tanta paura. L'indagine Mafia Capitale è un noir, come quelli che purtroppo scriviamo noi adesso. Commedia nera all'italiana, con venature di grottesco e molta, molta sofferenza morale. Il colore della merda è? Cosa c'è da salvare ancora in Italia? Gli italiani per bene, che sono il motivo per cui esistiamo ancora. Forse c'è ancora la capacità di guardare al futuro. È che comunque resistiamo, è un paese forte. Diamo il benvenuto a Gianluigi Nuzzi, buonasera. Buonasera, ciao. Giornalista, scrittore, conduttore di Quarto buonasera. Grado su Rete 4. Ciao, benvenuto di martedì. Allora, perché l'abbiamo chiamato? Perché Gianluigi Nuzzi è esperto di misteri italiani e la vicenda di Mafia Capitale ne riporta parecchi al nostro orecchio e colpisce l'opinione pubblica
sostanzialmente il contesto in cui si sviluppano i fatti di Roma. Iniziamo da quello che probabilmente è uno dei misteri che più inquietano tuttora l'opinione pubblica italiana, la scomparsa di Emanuela Orlandi. Allora, ci ricordi chi era Emanuela Orlandi o chi è Emanuela Orlandi? Beh, Emanuela Orlandi è la dipendente, è la figlia di un dipendente del Vaticano che un giorno si avvicina dove doveva andare a imparare musica, cioè nella Basilica di Santa Apollinare dove c'era la sua scuola di musica, e sparisce. Ci sono stati 30 anni passa di inchieste che hanno portato esito pari a zero. Con una singolarità che ci riporta subito nel clima torbido di Mafia Capitale, perché proprio lì dove lei studiava musica poi venne sepolto uno dei personaggi chiave della banda della Magliana, cioè Renatino De Pedis, che venne sepolto sotto la cripta a Santa Apollinare. Che è il punto dove, l'ultimo punto dove è stata vista Emanuela Orlandi. Esattamente, e poi ci furono dei telefonisti vicino alla banda della Magliana che facevano delle telefonate dando indicazioni. La mia idea, Giovanni, è che sulla scomparsa della povera Emanuela si sono giocate tante partite, tanti ricatti, e che magari, ma questa è un'ipotesi investigativa, la banda della Magliana sia intervenuta non tanto nel sequestro della ragazza, ma per fare ordine e fare pulizia, purtroppo, di un corpo che aveva una morte non attesa, imprevista, e quindi mettere tutto in ordine. Allora, abbiamo già individuato Emanuela Orlandi, banda della Magliana, ambienti del Vaticano, tre temi che torneranno nel nostro percorso. Ti faccio anche sentire. Perché, perdonami, era assolutamente improbabile e impensabile che un personaggio comunque all'epoca chiacchierato in odore di criminalità come De Pedis, ammazzato di morte violenta, trovasse riposo il suo corpo sotto solo i cardinali venivano lì sepolti. E proprio di questo parla Carminati in un'intercettazione che ha gli atti dell'inchiesta su Mafia Capitale, in una telefonata che abbiamo ricostruito, te la facciamo sentire. Sì. La notizia è che dentro la tomba di Renatino ci hanno trovato proprio Renatino. Poi dice che adesso sfonderanno tutta la chiesa perché è piena di ossa. La verità è che di quella povera ragazzina non gliene frega niente a nessuno. Hanno messo in piedi un altro teatrino. L'unica cosa che mi dispiace è per i genitori, che non c'hanno nemmeno una tomba sulla quale pregare. C'è un fatto della carriera criminale di Carminati che, interrogato dai giudici in quella che è stata una lunga vita, confrontandosi con la giustizia, si è sempre avvalso della facoltà di non rispondere. Ha parlato solo una volta e lo ha fatto per scagionare Renatino De Pedis sul sequestro di Emanuela Orlandi. Perché lo ha fatto e che rapporti c'erano tra i due? Allora, i due erano, da quanto emerge dalle carte, diciamo, avevano un rapporto molto stretto, soprattutto sul gioco d'azzardo, almeno secondo l'ipotesi degli inquirenti. Ti do la mia valutazione: secondo me Carminati scagiona De Pedis e prende parola nei processi per allontanare l'ipotesi di rapporti tra la banda della Magliana e il Vaticano. E poi per dire no, il mio amico De Pedis con quel sequestro a fine di atti di libidine, si presume, nulla c'entra, che è un reato anche nella malavita orrendo, sequestrare una ragazzina per abusarne, no? Perché questa è l'ipotesi, diciamo, è l'ipotesi sulla quale dai... ancora oggi lavora la Procura di Roma, il dottor Capaldo, è ancora aperta l'inchiesta sulla scomparsa dell'Orlandi. Cioè sarebbe scomparsa perché? Sarebbe scomparsa per un ratto a fine di libidine, ma c'è chi dice per partecipare a un festino, c'è chi dice che subì un approccio all'interno della basilica. Ricordiamo che era frequentata, era molto frequentata, c'erano anche dei ragazzi che erano fuoriusciti dalla chiesa, dei giovani sacerdoti che poi Don Vergari, l'allora rettore, recuperava. Ma anche qui. Questa è l'ipotesi su cui lavora al momento la Procura di Roma. Sì, io parlai con il procuratore aggiunto Capaldo, che conduce l'inchiesta, l'anno scorso, e lui nel 2013 ha contato 6 tentativi di depistaggio delle indagini. Quindi è un'inchiesta che ancora oggi dà fastidio. La banda della Magliana, in questo mondo che descrivi, sarebbe intervenuta per far piazza pulita delle prove che rimanevano di questo fatto. Carminati e la banda della Magliana che legami avrebbero avuto e avevano? Storicamente basta sentire Cristiano Fioravanti, Aleandri, cioè i vari pentiti della banda della Magliana hanno sempre collegato in narro i nuclei armati rivoluzionari uniti alla banda della Magliana.
C'era uno scambio logistico, lo chiamano loro. Nella malavita non è prestarsi una penna come tra giornalisti, ma vuol dire prestarsi le armi, vuol dire avere gli stessi depositi, farsi dei favori, un furto, una rapina, e poi magari fare anche delle operazioni un po' più serie e finanziarsi reciprocamente. Arriviamo all'omicidio Pecorelli, che non è certo l'unico mistero ancora da chiarire che si intreccia con la vita di Carminati, ma è uno di quelli politicamente più pesanti. Chi era Pecorelli e cosa avrebbe fatto Carminati? Un giornalista che faceva inchieste? Un ricattatore? Che Mino Pecorelli, ecco, lo vediamo nella foto, era l'uomo, il direttore di UP, di un giornale che faceva dei grandi scoop. Legato in maniera ambigua a Licio Gelli, è stato ritenuto sempre un uomo che in realtà usava l'informazione come ricatto, come fabbrica del ricatto. E quindi è stato trovato morto, lo vediamo, è stato ucciso. L'ipotesi è che lui ovviamente avesse toccato delle corde, come dire, di poteri che allora erano molto forti. Non dimentichiamo che Pecorelli aveva una lista di cardinali in odore di massoneria, anche questo certamente diede fastidio. Non solo, pubblicò i famosi assegni attribuiti a Giulio Andreotti, lo scandalo di Talcasse, insomma, sono pagine, sguazzava nelle pagine nere e ha fatto la peggior fine possibile. Andreotti è uscito assolto dal processo. Anche Carminati in qualche misura ne esce fuori, e il nome suo come possibile omicida di Pecorelli viene fatta addirittura da uno dei tre stupratori del Circeo, da Izzo, a dimostrare che quel mondo tra estremismo di destra, delinquenza, criminalità e politica, in qualche modo i servizi legati, erano molto uniti all'epoca, si intrecciavano. Torniamo allora a Carminati. Nasce come terrorista nero, ovviamente però viene tirato in ballo anche per un altro grande mistero italiano, la strage di Bologna. Cosa è la strage di Bologna per chi non lo sapesse e che ruolo avrebbe svolto Carminati? Beh, la strage di Bologna è una delle pagine più tristi della storia recente del nostro paese. Nel 1980, all'inizio di agosto, esplose una bomba nella stazione di Bologna, nella sala d'aspetto di seconda classe. Venne devastata la stazione e morirono più di 80 persone. Questa fu una pagina di vergogna a cui se ne aggiunsero molte altre di vergogna, soprattutto per i tentativi di depistaggio che vennero attuati per non far scoprire la verità. E di questo Carminati venne accusato. La storia è un po' lunga, diciamo in buona sintesi, venne accusato perché insieme ad altri, poi lui venne assolto, insieme ad altri avrebbero messo un mitra su un treno, sul Taranto-Milano, per far portare le indagini verso una pista internazionale, cioè non si voleva guardare in casa propria, nella strategia della tensione, si voleva guardare fuori dai confini per una matrice internazionale che ovviamente avrebbe portato a nulla. Il problema, Giovanni, è che tutte queste inchieste per 20 anni hanno subito dei peggiori condizionamenti, dei peggiori depistaggi. I giudici di destra, di sinistra, alti, bassi, non c'entra. I giudici hanno fatto tutti una grande fatica perché lo Stato non li aiutava, lo Stato chiudeva loro le porte della verità. E per chiudere le porte della verità utilizzava due strutture esistenti sul territorio, la Banda della Magliana e determinate forme di terrorismo di destra, è così? Beh, la Banda della Magliana ha costituito, secondo me, in buona sintesi, come il triangolo delle Bermuda, cioè all'uopo. Quando qualcuno aveva un problema chiamava quelli della terra di mezzo, come Carminati dice con efficacia, perché quelli della terra di mezzo ti risolvono il problema, fanno una pulizia, ti possono togliere una persona, possono mettere a tacere una persona, magari ricattandola. Ecco, la Banda della Magliana, vedete, rispetto alle altre, perché ha avuto tanta forza, ma non solo per la violenza, come abbiamo visto in tante fiction, ma soprattutto perché aveva le maniglie giuste nel mondo con i magistrati, infatti ci furono delle assoluzioni, ci furono giudici arrestati, con la polizia, con le perizie, uscivano tutti matti, con i servizi segreti, ci sono personaggi della Banda della Magliana che poi sono spariti, sono andati in Africa, inseguiti e hanno fatto delle latitanze d'oro. L'abilità di Carminati eventualmente sarebbe stata quella quindi di tenere aperto questo mondo di mezzo attraverso gli anni e di farlo valere ancora ora con tutti altri metodi. Ma ti riporto indietro, c'è una telefonata che Carminati fa agli atti dell'inchiesta che riguarda addirittura Ustica. È un passaggio brevissimo, ascoltiamolo. Se fosse uscito che Ustica era uno degli americani, sarebbe stata la guerra civile. Allora, Ustica, cosa succede? Ustica, siamo sempre nell'estate del 1980, un
un aereo, un DC-9 Itavia, viene centrato probabilmente da un missile. L'ipotesi più accreditata è che si trattasse di un missile sparato da un MiG francese, ma anche su cui ci sono state morti sospette, depistaggi. Allora, attribuire questa... All'inizio nei comunicati ufficiali si parlava di cedimento strutturale dell'aereo addirittura, no? Ma di balle ce l'hanno date. E la pervicacia di giornalisti e di magistrati ha portato alla luce... Uno per tutti, ricordiamo Andrea Purgatori, che sicuramente ha dedicato la sua vita a scoprire questa verità. C'è un bellissimo film, Il muro di gomma, per chi vuole riassumere la vicenda. In buona sostanza, questa io credo che sia una inquietante boutade. Una boutade perché magari lui l'ha letto da su qualche giornale, la pista americana si è ipotizzata a lungo sui giornali. Inquietante perché il sistema di questi soggetti, il sistema dell'allusione, è il sistema di raccogliere informazioni come quando proprio qui a Roma vennero svuotate le cassette di sicurezza del Tribunale di Roma per trovare documenti riservati proprio per alimentare quella fabbrica del ricatto. Cioè lui fa vedere all'interlocutore che sa persino di Ustica, allude. Quindi quello dice, beh, se questo allude. È uno che sa di quello, figurati di me allude. Cosa può sapere. Allude. È una chiave che già la banda della Magliana aveva messo. Ma c'era Gerardo Colombo, che sicuramente non è un magistrato a me vicino, diciamo che, ma questo importa poco, e lui parlava in un'intervista sul Corriere del 92-93, parlava della società del ricatto, definendo così il nostro paese. Il Vaticano. C'è una vicenda che ci riporta al Vaticano e che sempre nasce in questi ambienti, in questi contesti. La morte del banchiere Roberto Calvi, che aveva creato un ricco giro d'affari grazie all'appoggio dello IOR. Ed è di nuovo un nome che torna in questi giorni. Ci dici cosa è successo a Calvi, chi era e cos'è lo IOR? Allora, in buona sostanza, Calvi strinse con Paul Casimir Marcinicus, il presidente all'epoca dello IOR, Istituto Opere di Religione, l'unica piccola banca, piccola poi, che c'è all'interno del Vaticano, amministra circa 5 miliardi di euro di depositi. Presidente Marcinicus, questo uomo grosso, alto, robusto, con il sigaro in bocca, e praticamente... Che gioca golf, di avere vita, diciamo, laica. Vivace, diciamo, sì. Ecco, diciamo così. Mondana, direbbe Papa Bergoglio. Bene, praticamente quest'asse Calvi, Banco Ambrosiano da una parte, Marcinicus dall'altra, fa muovere molti soldi. I vari processi hanno dimostrato che c'erano anche molti soldi della mafia, di Cosa Nostra. Viene ritrovato, dopo un viaggio burrascoso, viene ritrovato sotto il ponte dei Frati Neri, questo, il banchiere, siamo nell'82-83, adesso non ricordo perfettamente la data, viene comunque ritrovato, impiccato. Per tanti anni ci hanno parlato di suicidio, ma era una grande balla, anche qui questo uomo è stato ucciso. Ci sono state anche molte inchieste che non hanno sortito nulla e tutti i vari personaggi della banda della Magliana, Pippo Calò, tutti i vari Flavio Carboni, tutti i vari personaggi che si sono via via stati indagati e alcuni anche processati, sono stati tutti prosciolti. Che non si fosse suicidato si poteva capire subito. Chi ha risumato il cadavere, che io ho contattato, mi ha detto, ma sai, noi quando abbiamo visto il corpo di Calvi aveva tutte le unghie perfettamente limate, come se fosse uscito dalla manicure. E quando mai un banchiere con queste unghie poteva invece affannosamente arrampicarsi lungo le rive del Tamigi, buttare una corda sulle impalcature sotto il ponte dei Frati Neri, mettersi dei mattoni nelle tasche, come vennero poi ritrovati nelle tasche del banchiere, e con un doppio carpiato uccidersi. Alcuni hanno detto è stata la mafia. Io non credo che sia stata la mafia, perché doveva dei soldi alla mafia. Io non credo che la Cosa Nostra uccida un debitore. Prima in cassa, poi si rivede. Io credo che invece Roberto Calvi fosse custode di tanti troppi segreti. I soldi della mafia. Ernesto Diotallevi, che in questi giorni è di nuovo sui giornali per Mafia Capitale, chi è e che ruolo svolge nella banda della Magliana e oggi? Beh, Ernesto Diotallevi è stato un uomo molto fortunato, credo, nella sua vita, nel senso che faceva parte di quell'area, diciamo, di riciclatori della banda Magliana, parlo degli anni 90, che poi via via è uscito con pochi graffi dalle varie situazioni. Adesso però si sono rotti degli equilibri, credo che però Pignatone e Pristipino stiano facendo un'azione andando dentro nelle viscere di questa banda e andando a trovare
vecchie leve, no? Tipo Carminati, che hanno dei punti formidabili di liaison con i politici, con i nostri burocrati. Siamo ritornati con una macchina del tempo negli anni Ottanta. In conclusione, cosa ti aspetti che possa uscire fuori e cosa ti aspetti che possiamo ancora scoprire su questo mondo di mezzo? Io spero fortemente che vengano, che si... Adesso abbiamo mangiato gli antipasti, pietanze poco appetibili, cioè abbiamo visto gli appalti per i centri degli immigrati, anche cose che sono pugni nello stomaco, perché speculare su questi lascio a voi il giudizio. Però siamo sui piccioli. Falcone diceva: seguite sempre i piccioli per trovare la verità. Ecco, andiamo sugli appalti un po' più sostanziosi, perché sicuramente abbiamo di fronte delle persone che hanno dei profili criminali, che sicuramente con i piccioli ci giocavano la sera. Gianluigi Nuzzi, grazie di essere stato con noi. Grazie. Bocca al lupo per il tuo lavoro. Arrivederci. Adesso ci muoviamo così, un paio di minuti di pubblicità, arriva Massimo Gramellini e facciamo il riassuntone, pochi minuti. Diamo il benvenuto a Massimo Gramellini, benvenuto, ciao, grazie di essere con noi di martedì. Vice direttore della stampa, scrittore, volto di Rai 3 e... in libreria con uno di questi suoi libri che sempre hanno un gran successo, Avrò cura di te, con Chiara Gamberale, ma ci arriviamo. Adesso quello che ti vorrei chiedere è che tu ricevi tantissime lettere al tuo giornale, agli italiani. Che idea ti sei fatto di questo momento del paese? Ora, mi arrivano due tipi di lettere. Io ho anche una rubrica sentimentale e a quella rubrica scrivono ancora persone che hanno molti sogni, hanno ancora molti desideri, ma credono ancora, non si illudono, ma sono convinti ancora di farcela. Invece le lettere che ti interessano, penso di più, quelle più a sfondo sociale, lì mi viene in mente una vecchia frase di Montanelli che diceva che gli italiani hanno una molla dell'entusiasmo che a forza di scattare a vuoto, dopo un po', si incastra. Ecco, siamo in una di quelle fasi in cui la molla si è incastrata. E nemmeno Renzi, questa è la vera cosa incredibile, nemmeno Renzi, che in fondo era stato mandato lì, o comunque era andato lì, con questo scopo di fare un po' da grande allenatore di questo paese, no? Di farci un po' di training autogeno, sembra non essere riuscito a ridare entusiasmo. C'è molta rassegnazione o più che altro delusione, l'idea cioè la percezione che tutto sia compromesso. Per l'ennesima volta si scopre che tutto era inutile. I politici hanno la percezione di questo momento del paese dal tuo punto di vista? Secondo me non completamente, accusano molto ovviamente noi della stampa di raccontare solo le cose negative e di non tirare fuori. Tu se ci pensi, non c'è Presidente del Consiglio, non c'è Ministro del passato che pur essendo magari arrivato al governo, grazie alle sue capacità di comunicatore, non abbia poi detto non riusciamo a comunicare le cose belle che facciamo. Ma questo è un problema, ma è un problema mondiale. Penso a Obama. Obama è stato eletto, doveva essere il simbolo del cambiamento. Si ritrova dopo 6 anni, 7 anni ad essere un presidente che ha deluso le aspettative. Forse perché le aspettative sono troppo alte, forse perché la politica non conta più niente. Ed è questa la cosa che secondo me è più drammatica. Dunque, c'è un... Se tu dovessi scegliere questa settimana, la notizia è le tasse da pagare tutte insieme nel martedì nero o Mafia Capitale? Beh, mi sembra la stessa notizia, cioè il problema è che mai come quest'anno è faticoso e doloroso pagare le tasse, perché tu hai davvero l'idea che queste tasse finiscono nelle tasche di Carminati, questo è il problema di fondo. Allora io pagare le tasse del mio lavoro al cecato mi dà un po' fastidio. Io immagino un modo totalmente di fantasia, perché sono un sognatore, io vorrei poter pagare le tasse avendo scritto in fondo la mia F24 cosa finanzierò con quel cielo. Massimo Gramellini quest'anno con queste sue tasse paga per 2 settimane lo stipendio dell'impiegato Bianchi Walter, oppure paga per una settimana l'asilo nido di... E poi così posso andare lì, guardare i miei soldi, che sarei anche contento di farlo. Invece quest'idea che i nostri soldi finiscono in una fornace dove poi vengono gestiti da persone senza alcun controllo. Stasera ho sentito nella prima parte del programma parlare giustamente di trasparenza, Giovanni. Sì, questo è quello che manca, no? Il vederli centrale. Scomparire in un mondo che stiamo imparando a conoscere, ce l'ha spiegato Nuzzi, quanto è anche antico questo mondo in cui sempre sono finiti questi soldi. Qual è l'aspetto, dal tuo punto di vista, più forte dell'inchiesta su Mafia Capitale?
Ma a me non ha sorpreso appunto il fatto che ci fosse la corruzione. Parliamo di Olimpiadi. Le Olimpiadi del 1960 a Roma, pochi giorni prima dell'inizio, hanno fatto delle prove a Fiumicino, che era stato aperto da poco come aeroporto, e c'era già la pista rovinata, perché per risparmiare, per truffare, avevano messo probabilmente un asfalto sbagliato. Questo per dire che la corruzione c'è sempre stata. In quel tempo c'era però lo sviluppo, cioè è come un essere umano, un corpo che si sta sviluppando può anche accettare di avere un po' di veleno. Un corpo in crisi, come siamo noi adesso, un po' deperito, se tu gli dai del veleno, cioè la corruzione, muore. Noi oggi non ci possiamo permettere il lusso di essere corrotti. La corruzione è un lusso per paesi che stanno bene. È un lusso per chi sta bene, per chi riesce a andare. Non ce lo possiamo permettere. Senti, allora, Avrò cura di te, con Chiara Gamberale, il protagonista... È un angelo custode. Allora, Renzi è uno che ha bisogno di un angelo custode o è il nostro angelo custode? Ma sai, lui penso che al suo angelo custode direbbe subito stai sereno e cercherebbe di fare l'arcangelo invece di passargli sopra. Non deve essere un lavoro facile fare l'angelo custode di Renzi. E del presidente Napolitano? Beh, lui in questi anni comunque ha svolto un compito, si è trovato anche a svolgere questo ruolo, sicuramente lo ha fatto. L'ha fatto, poi si può discutere se l'ha fatto bene o l'ha fatto male, ma di sicuro l'ha fatto. Guarda, ti faccio vedere. Crozza come imita Renzi. Le ragazze qui dico sempre che non si trova uno super fashion come me. Non fa caldissimo qui? Non lo so. Non fa, no! Ma... Ah no! Che stupido, sono io che ha trovato un sacco di coperture! Ecco, allora guardi, non cominci con le stia calmo, guardi. Ciao bambini, vi presento Riformino! Riformino! Il pupazzo del nuovo camino! Ma che Riformino? Ma la prego, ma. Ciao Riformino! C'è un paese da. Ma... Riformino! Riformino! Anche... Allora, questa è una caricatura. È la caricatura, una satira che ha molto successo. Ora vedremo anche quelle che Maurizio Crozza fa dei competitor di Matteo Renzi. Cosa coglie? Ma coglie la percezione che molti hanno di una certa superficialità all'approccio. Cioè, intanto cominciamo col dire che Renzi, dopo molti anni, è un leader politico. Cioè, Berlusconi non è mai stato un politico, Monti non era un politico. Renzi è un politico duro. A me non fa venire in mente Berlusconi, a me fa venire in mente Craxi come personaggio. Un politico come deve essere un politico, duro, anche spietato, che sa usare le persone e metterle da parte quando non servono più, però un politico onesto, su questo io mi sento di non di mettere le mani sul fuoco, ma credo che lui sia di buona fede. Ti dà questa impressione, comunque sia di buona fede che di... Anche perché viene da un ambiente, secondo me, che non ha... Cioè non mi sembra un consumista come mentalità, mi sembra un uomo che non ha questa fama, questo brama, ecco, la caricatura del Renzi che si diverte, che va a ballare, che lo vedo poco, mi sembra questo molto un boy scout, non è quello. È sicuramente un uomo di potere, molto ambizioso, molto duro, che vuole comandare, questo non c'è dubbio. E in una democrazia... Io ti credo sta che piacendo o no? Ma io ero molto convinto all'inizio, come tutti, speravo che smuovesse le cose, che cambiasse le cose. Capisco che è molto difficile cambiare. Mi ha deluso su una cosa, sulla squadra. Io ero davvero sicuro, anche perché l'avevo sentito personalmente dalle sue orecchie, che lui avrebbe fatto un governo di fuori classe. E non di mediani. Ora, i mediani sono importanti, ma se in una squadra poi hai anche Cristiano Ronaldo. Non puoi fare tu soltanto la mezzala e il centravanti. Perché il fuoriclasse è lui, no? Lui può anche essere un fuoriclasse come politico, ma poi ha bisogno di mettere gente che conosca lo Stato. Per esempio, il comportamento avuto verso Cottarelli, che per me era una grande speranza. Tutti speravamo davvero nei tagli di Cottarelli. Questa cosa mi ha molto deluso. Il fatto che un personaggio come Guerra, che è un amico di Renzi e che è un grande manager, non so poi per quale motivo non sia entrato al governo, mi ha molto deluso. Il fatto che, con tutto il rispetto per il ministro che hai avuto qui stasera, ma io sono sicuro che se il ministro della giustizia fosse stato Nicola Gratteri, sarebbe stato un po' diverso e un po' più rapido il cambiamento in questo paese. E certe leggi sarebbero già arrivate, ad esempio quella sul riciclaggio e anche sulla corruzione, un po' più dura. Andiamo a Beppe Grillo, sempre passando per Maurizio Crozza. Castoreggio diceva sempre, il Movimento 5 Stelle come scatole di cioccolatino, non sai mai chi ti manderà a fanculo. Di Malpiccione è un animale terrificante. No, è lei che è un uccellaccio macio che ti caga in testa, ti viene a mononucleosi. Andate via, siete vecchi! È una guerra! Vedi, ragazzi, come mi sono ridotto. Prima facevo la guerra a Bersani, adesso mi incazzo coi piccioni, vedi.
Allora, di Beppe Grillo cosa coglie Maurizio Crozza? Beh, intanto in questo sketch che ci hai fatto vedere coglie la rapidità in Italia dei fenomeni di evoluzione. Pagnoncelli ce lo spiegherebbe benissimo. Sì. Come in un anno tu puoi passare da padrone potenziale di un paese a figura ormai marginale. Anche se poi il 5 Stelle hanno ancora molti voti nei sondaggi, ma nella percezione che abbiamo Salvini ha già superato Grillo, no? Questa però è colpa nostra o è colpa di Grillo? Penso che tutto colpa nostra, è vero, noi siamo colpevoli di tutto, è noto, la nostra categoria ha tutte le responsabilità ed è vero, però certo Grillo ha commesso un errore, cioè lui ha scommesso sulla rivoluzione, ma la rivoluzione o la fai oppure se aspetti che arrivi non arriva. Lui nel momento, lui doveva fare il governo col PD, doveva fare il governo con Bersani, fare un governo che in quel momento in cui c'era un'onda anti-berlusconiana molto forte, lui doveva dire non sono tutti uguali, fra PD e Berlusconi io comunque scommetto sul PD, lo condiziono, lo obbligo a fare certe scelte che una parte del PD non vuole fare, certo si sporcava le mani, però si metteva in moto. Io penso che chi ha votato Grillo in buona parte siano ancora persone che vogliono il cambiamento, non vogliono aspettare il crollo di tutto, non vogliono le macerie, vogliono che si cominci già a costruire adesso. Adesso il cambiamento lo vogliono tutti, no? Chi vota Renzi, chi vota Grillo e chi vota Salvini. Guardiamo sì. Salvini e poi arriva la domanda. Ah, Salvini. Sempre via Crozza. Avremo le felpe qui. Vive la France, vive Le Pen, vive la Ligue du Nord, vive la Cotelette. Le do un dato. Quale? Vongole. Io. Salvini straparla, sragiona, un visionario. Forse. Può darsi. No. Ma io da bambino avevo un amico immaginario solo del territorio. Vuole che i figli crescano con amici immaginari non italiani. Ma non è un problema. Ma gli amici liberissimo. Immaginari. Un uomo che rischia la vita per prendere voti e adesso si sta preparando per andare in un campo rom. Zingari del cazzo! Allora, al netto della genialità di Crozza, cosa coglie di Salvini? Beh, intanto vorrei dire che anche Salvini, come Renzi, ha un passato da concorrente di quiz in televisione da Berlusconi, quindi invito tutti a guardare in questo periodo i quiz in TV, perché probabilmente i leader che avremo fra 20 anni sono i concorrenti di oggi. Osserviamoli con un occhio diverso, d'ora in poi quelli che contano i fagioli o che giocano con le tombole. Sicuramente coglie che siamo arrivati, se mi permetti, proprio con Salvini alla estrema semplificazione della comunicazione. Cioè alla politica a fumetti, lui ormai comunica con le felpe, cioè ormai è una comunicazione di slogan scritti sul corpo. Credo che li abbiamo, è da farteli vedere, perché eccolo appunto qua. Lui è la semplicità, no? Dice ora parla di Roma, Roma. Mette quella di Roma, certo, Emilia. Potrebbe anche fare il contrario, sarebbe più coraggioso, andare con quella di Roma a Verona e poi viceversa, insomma. No, perché certamente. Questo? E perché soprattutto funziona? Beh, lui funziona intanto perché, a differenza di Grillo, che comunque ha dei messaggi, se vuoi, astratti, parla di concetti molto importanti, ma astratti, l'ambientalismo, cioè parole. Lui parla di cose molto concrete, molto vicine alla gente. Quando lui parla di temi che certo rischiano di toccare il razzismo, ma quando parla di convivenza difficile con gli extracomunitari, parla di argomenti che per tante persone sono argomenti veri. Quando parla di l'euro ci ha impoverito, milioni di italiani capiscono. Fanno i conti su quanto paga. Ecco, quando ad esempio la questione degli zingari, no? Dei rom, dei sinti, delle popolazioni rom, lui si muove sempre in un confine in cui è difficile attestarsi, no? Perché spesso sono miste delle critiche anche che vengono dalla convivenza difficile con questi, magari con determinate versioni di queste comunità, e si viene catalogati come razzisti. Si porta quasi a dire, beh, ma allora poveretto Salvini, c'è questa duplicità del messaggio della Lega? Ma certo, lui ha un grande vantaggio rispetto agli altri leader politici, che dà la percezione di non appartenere alla casta. Paradossalmente lui sembra comprendere i problemi di un certo tipo di persone e parlare con il loro linguaggio. Poi lì c'è stato anche un errore da parte specie della sinistra di non rendersi conto che chi non vive in certi quartieri e in certe situazioni non può permettere. Io ti dico, non vivendo in quei quartieri, non ho il diritto di mettermi a pontificare su come si comportano, perché non vivo lì.
ed è comodo da casa mia dove non ho vicino. Lì è difficile, la guerra tra poveri è la cosa più drammatica che c'è oggi nel nostro paese e toccherebbe alla politica togliere le cause naturalmente di questa guerra tra poveri, non invece andare a fomentarle come invece sta avvenendo, magari con Giovanni, se mi permetti, abbiamo scoperto a Roma poi con degli interessi, perché abbiamo scoperto che c'erano dei partiti che di giorno attaccavano la politica a favore dei Rom e di sera si dividevano le mazzette che servivano poi per che dovevano, oppure i soldi che dovevano andare ai Rom. E parlavi della sinistra, degli errori che ha fatto l'altro ieri. Fassina ha sbottato in faccia a Renzi in questo modo, Gilles De Verry. Lo dico con grande chiarezza, Matteo. È inaccettabile la delegittimazione morale e politica che ogni volta fai in queste sedi di chi ha posizioni diverse dalle tue. Non sto in Parlamento per frenare, per boicottare, per gufare, per far fallire le riforme. Sto in Parlamento per esprimere il mio punto di vista costruttivo come quello tuo e come quello di altri. E non ti permetto più, è l'ennesima volta che lo dico, di fare le caricature di chi la pensa diversamente da te. È inaccettabile. La minoranza non fa diktat, la minoranza non cerca il congresso anticipato, la minoranza non vuole far finire prima il governo del 2018. Se vuoi andare a elezioni, dillo chiaramente, assumiti la tua responsabilità e smettila di scaricare la responsabilità sulle spalle di altri. Non ti chiedo cosa ha funzionato, ma cosa non funziona di questo intervento? Cos'è che non convince? Il fatto che fosse preso sul personale, che non fosse un quadro generale, che la voce fosse provata? Ma io non lo so, io trovo che è una discussione che va avanti da mesi in quel partito. Renzi alla maggioranza fa questi incontri periodici in cui c'è questa contrapposizione, poi si va a votare e vince lui. Il problema suo è che i parlamentari invece continuano a essere quelli scelti da Bersani. E secondo me questa è una situazione che, conoscendo un po' Renzi, non può durare a lungo. Io penso che Renzi non dica la verità su questo, lui vuole andare a votare, perché vuole un Parlamento che sia di parlamentari scelti da lui o comunque vicini a lui. Non c'è un eterno ritorno pure in questo? Certo. Berlusconi arrivava con grandi maggioranze, però i parlamentari formavano magari un partito, c'era una piccola scissione, allora riandava al voto cercandone tanti altri. Pure questo non darà una sensazione di déjà vu, certo, è tutto un déjà vu. Sai, addirittura rischiamo di avere un déjà vu anche sull'elezione del Presidente della Repubblica, perché non dimentichiamoci che la parabola di Renzi comincia con i 101 che uccidono la presidenza Prodi, Bersani si dimette e Renzi, che ormai pensava di fare il sindaco di Firenze per ancora un bel po' di anni, si ritrova a disposizione del partito. E adesso lui si ritrova dalla parte opposta invece ad aspettare le prossime elezioni per il Quirinale, che invece potrebbero essere un primo tentativo serio di chi non gli vuol bene dentro il Parlamento per cercare di affossarlo. Saranno molto interessanti. Quali sono dei nomi che al Quirinale potrebbero mettere d'accordo Renzi e Berlusconi? Ma io credo che Renzi voglia sicuramente un non politico, cioè una persona, non vuole fare lui il politico, non ne vuole un altro al Quirinale, e vuole una persona che non abbia troppa visibilità. È vero che chiunque vada al Quirinale poi si ritrova i corazzieri e scatta il famoso effetto corazziere, cioè tu arrivi lì che magari non sei la persona più umile e modesta del mondo, quando cominci a camminare con i corazzieri intorno ti dicevo, senti... ma fosse vero che sono allora, un presidente no, allora Renzi deve mettere qualcuno di cui che possa essere sicuro che anche l'effetto corazziere non lo condizioni. Io penso che il nome lui ce l'abbia in testa. La mia opinione è che lui pensi a Padoan, perché Padoan è un uomo che gli è fedele, perché quest'anno con la vicenda degli 80 euro ha dimostrato di essergli fedele, ha un grande prestigio internazionale, cosa fondamentale per un capo dello Stato, e però non ha una personalità politica tale da fare ombra a Renzi, quindi è un personaggio che secondo me potrebbe andare bene. È nella sua mente. Secondo me sì. E due domande nel finire, ognuno di noi lavora, si occupa di politica, fa il giornalista, poi siamo anche sentimenti, cosa ti manca di Berlusconi? Da giornalista mi mancano, beh sai, era facile, no? Perché avere in un'unica persona uno che si occupa di, con lui potevi parlare contemporaneamente di politica, calcio, spettacolo, in qualche modo anche cronaca nera, insomma, era occupava l'intero cronaca rosa, certo, dimenticavo, veterinaria, medicina veterinaria, puoi occuparti di qualunque tema con Berlusconi. E eccolo lì, lo vediamo in questa foto che di un tempo ormai immancabile. Lui sta vivendo un'esperienza abbastanza invidiabile per un essere umano, sta vivendo il dopo se stesso con lui ancora in vita, che è una situazione, cioè sta vedendo la gente che è curiosa, no? come situazione. Non avrei sta mai pilotando visto. Il dopo se stesso. Sta pilotando il dopo se stesso. Chi è il tuo personaggio dell'anno?
Ma guarda, in Italia sicuramente, oggettivamente, è Renzi l'uomo che ha conquistato il potere. Nel mondo direi, l'avrei detto comunque, ma oggi più che mai vorrei dire Malala. Cioè vorrei dire la ragazza uccisa, il nome per la pace, uccisa perché andava a scuola. E io credo che di tutti i discorsi che ho sentito questa sera, visto che ormai è una certa ora, possiamo quasi fare la sintesi, no, del programma, penso che alla fine questo paese lo salviamo soltanto con la scuola. I valori, la corruzione non la vinci con le leggi, la vinci cambiando la percezione, facendo capire alla gente che quando rubano, rubano a te, lo Stato è tuo, il fatto che sia di tutti non vuol dire che è di nessuno, vuol dire che è anche tuo, e quindi se un mascalzone sta rubando i soldi pubblici, sta rubando i soldi a te, e questa cosa ti deve far arrabbiare, far ribellare, e questa cosa te la può insegnare soltanto l'educazione civica, la scuola. Massimo Gramellini, a di martedì, grazie. Grazie a te. Grazie davvero, buon lavoro. Avrò cura di te. Adesso pochi minuti di pubblicità e poi arriva Sabino Cassese a dirci cos'è uno Stato. Pochi minuti. C'è un'errata corrige, Massimo Gramellini è rimasto con noi. Perché prima mi è girata, come si dice, la lingua in bocca e ho detto Malala uccisa. Malala per fortuna è ancora viva. Hanno tentato di ucciderla, l'hanno sparato. Lunga vita, viva, grazie Massimo. Lunga vita Malala, lunga vita a voi. Ciao. Grazie, a voi anche. Come procediamo? Passiamo per i bambini di Emanuela Giovannini e poi vi presento, ma sicuro che vale la pena di conoscerlo, il professor Sabino Cassese. Abracadabra baby di Emanuela Giovannini. Fammi sentire qualcosa. 3, 2, 1. Questo si chiama sol. Che cos'era? Rosso. Faccio mi re. Come vi chiamate? Salvatore. Claudia. Io mi chiamo Christian. E io mi chiamo Chiara. Jenny. Ianna. Proprio Jenny ti chiami? Gennaro sarebbe. Quanti anni avete? Io ho 8 anni e il 9 giugno ne faccio 9. 8 e mezzo, 7. Dove abitate? Appena esci dalle suore, giù scendi tutta la discesa, cammini diritto di qui, ancora più diritto, c'è un palazzo grande. Ah, quindi mi stai dicendo la strada per casa tua? Com'è Napoli? Alcune persone dicono che è brutta, ma in realtà è bella, perché sennò che verrebbero a fare? Una cosa brutta di Napoli? La spezzatura, gli scognizi. Avete sentito parlare della mafia? Io sì, ma non so che cos'è. È la delinquenza. Della gente cattiva che fa degli imbrogli. Un'idea per sconfiggere la mafia? Dargli un bel pugno in faccia. Per me è chiamare la polizia. Lo mettono nella macchina e lo portano in carcere. Però naturalmente quelli evadono, allora io proporrei di creare delle sbarre che prima delle sbarre ci sarebbe un vetro. Allora tu dici come fanno poi a mangiare? Però secondo me si dovrebbero fare delle sbarre elettriche e se uno le tocca... Però rischia di morire. Cosa vuol dire essere il boss? Il capo? Dei cattivi. Pensa solo ai soldi, capito? E da cosa si riconosce un boss? Per me da una dalla cicatrice, dalla faccia gorbiutica. Da come è vestito, perché un boss, io ho visto il film Il Padrino, ho visto questo boss che teneva tutti i gioielli, vestiti costosi. Sarà ricco o povero? Deve, dipende, se è criminale sarà ricco. Come immaginate la vita di un boss? Boh, delle case lussuose. Dove sta la piscina, con una famiglia da proteggere, se ce l'ha una famiglia. Loro hanno una tana in un'isola, che perciò non possono essere scoperti dalla polizia. La corruzione, l'avete mai sentita nominare? Sì. Cos'è? È quando una persona è cattiva. Quando un interrompe qualcuno. Quella è l'interruzione. A volte lo fanno anche i politici, che quando ci sono le votazioni dicono io ti do questi soldi e tu mi voti. L'Italia secondo voi come sta andando? Dalle rapine che si vedono in televisione diciamo non molto bene. Bene. Da che cosa lo vedete?
dalle persone che ogni anno a Natale festeggiano. Festeggiano. La cosa bella del Natale. Perché nasce Gesù. Non è che è nato davvero Gesù, hanno messo questa data. Ah. Che non si sa quando è nato. Ah, è una data fittizia. Sì. La cosa brutta del Natale. Alcune persone non fanno l'albero. Come mai non fanno l'albero? Non hanno soldi per comprare l'albero. Oppure sono evangelisti. Con grande piacere che do il benvenuto al professor Sabino Cassese. Buonasera. Giurista insigne, presidente emerito della Corte Costituzionale. Buonasera professore. Prego, si accomodi. Grazie di essere con noi di martedì. Allora, ha scritto il libro Governare gli italiani, storia dello Stato. Stato si scrive sempre con la S maiuscola. Certo, perché Stato con la S minuscola vuol dire un'altra cosa, cioè lo Stato delle persone, lo Stato civile e così via. Senta, non c'è mai stato probabilmente dal dopoguerra a oggi un momento in cui i cittadini hanno avuto, a quello che testimoniano i sondaggi, dello Stato una immagine peggiore di quella odierna. Lei come se lo spiega? Ma per il fatto che sono accumulate negli anni una tale quantità di efficienze che noi, come dire, viviamo lo stato inefficiente di oggi ma anche i risultati delle inefficienze degli anni precedenti. C'è un problema di funzionamento, perché lo Stato non funziona? Lo Stato non funziona perché abbiamo una struttura politico-amministrativa che è fortemente invecchiata e che non corrisponde più alle esigenze della società moderna. Questo in che misura è colpa della struttura, in che misura è colpa degli uomini che la interpretano e che ci vivono? Di tutte e due. La struttura perché è il retaggio del passato e gli uomini che ci vivono perché continuano a vivere in una casa vecchia, no? Uno che vive in una casa deve ammodernarla continuamente. Lei parla della burocrazia? Io parlo sia della burocrazia che del personale politico. Allora, andiamo per capitoli. Personale politico fatto da persone e da soggetti politici come i partiti. Allora, i partiti probabilmente sono l'unica cosa in cui la gente crede meno rispetto allo Stato. Come mai? I partiti stanno subendo un cambiamento enorme. Erano partiti movimento nell'Ottocento, poi sono diventati partiti organizzazioni, dei monoliti organizzativi. Ora sono diventati dei partiti che si chiamano liquidi, no? Nel senso che sono una pura organizzazione del seguito elettorale. E questa trasformazione sta provocando un grosso problema, cioè la capacità selettiva dei partiti è diminuita, la capacità selettiva del personale politico, no? I parlamentari, i consiglieri regionali, i consiglieri comunali e così via. Cioè li scelgono meno bene? Li scelgono molto meno bene perché vi sono... C'è una minore strutturazione, i partiti sono destrutturati, è diminuito il numero degli iscritti dei partiti, i partiti non hanno più sedi locali, le sezioni, i circoli che c'erano una volta e così via, non c'è più quella vita collettiva stabile che c'era una volta, quindi sono più mobili, hanno come dire, più possibilità di conquistare nuovi spazi, però sono meno difesi e sono meno strutturati. Lei ne parla attraverso quelle che sono state le qualità dei partiti, però i partiti probabilmente molte persone, soprattutto quelle che hanno vissuto direttamente la Prima Repubblica o aspetti deteriori della Seconda, le immaginano invece come lobby di potere, come caste chiuse che producevano una casta di persone che pensava più a tutelare se stessa che il bene pubblico. Ma guardi, in principio il partito è un'associazione. La Costituzione dice che tutti sono liberi di associarsi in partiti per concorrere alla determinazione della politica nazionale. Quindi i partiti in generale sono aperti. Il fatto che col tempo si siano formate delle oligarchie, non le chiamerei casta, ma oligarchie. Qual è la differenza? La casta è una struttura orizzontale che copre tutto l'intero Stato. Le oligarchie sono oligarchie interne a ciascun partito. Queste oligarchie si sono formate per la scarsa partecipazione dei cittadini, quindi c'è una responsabilità reciproca, quella nostra, we the people, come dice la Costituzione americana, noi il popolo, e nello stesso tempo anche le oligarchie che si sono formate. Diciamo questo...
Mi sa che un'opinione così è dirompente nel luogo comune che si sta formando attorno alla politica. Cioè c'è una colpa dei cittadini fondamentalmente, anche se la politica non soddisfa i cittadini stessi. Sì, 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 abbiamo tutti una grossa colpa. Abbiamo tutti una grossa colpa perché noi come cittadini siamo partecipi di queste istituzioni e queste istituzioni in principio hanno una porta aperta. Noi dovremmo varcarla quella porta, dovremmo entrare dentro a queste istituzioni. Naturalmente ognuno con le proprie idee, scegliendo le istituzioni che ciascuno ritiene coerenti con le proprie idee. E se non le varchiamo delle se non le varchiamo, poi non dobbiamo lamentarci che ci sono delle oligarchie, perché siamo anche noi responsabili. Allora, ritorniamo invece nelle persone che ci governano. È difficile governare gli italiani? Guardi, qualcuno ha detto che è impossibile, qualcuno ha detto che è persino inutile tentarci. Io penso che bisogna governare gli italiani, perché paesi senza governo non possono esistere, le nazioni muoiono se non hanno governanti. Ci deve essere una dialettica tra governanti e governati. Governare questo paese è obiettivamente molto difficile. Allora, è difficile perché per tanti motivi, ora cercheremo di affrontarli tutti. Uno sicuramente è quello che abbiamo sui giornali in questi giorni, di cui abbiamo parlato durante la nostra puntata, la facilità con cui la classe politica è corruttibile. Questo è un tratto della nostra classe politica, è un tratto che troviamo dovunque ci sia giro di denaro e dovunque ci sia rappresentanze pubbliche a gestirlo. Guardi, uno dei fondatori degli Stati Uniti d'America una volta ha detto che le istituzioni esistono perché gli uomini sono diavoli e non sono angeli. Ora, i diavoli esistono da tutte le parti e in tutti i paesi. Per farli diventare e comportare come angeli ci vogliono delle istituzioni robuste. Le nostre istituzioni non sono sufficientemente robuste. Quali? E siamo alle riforme. Guardi, perché c'è la corruzione? Perché c'è scarsa professionalità nella pubblica amministrazione, perché ci sono persone che sono state nominate lì non perché hanno fatto un concorso, ma perché erano fedeli a questo o quell'altro partito e quindi debbono ricambiare il favore, e se debbono ricambiare il favore sono corruttibili. Questa è una delle cause. Un'altra delle cause è che abbiamo delle regole e poi ci inventiamo sempre delle deroghe. C'è l'emergenza, no? Ci sono i grandi eventi, si fanno le deroghe e nelle deroghe naturalmente si fanno delle eccezioni. Quando si fanno delle eccezioni si aprono i rubinetti, le valvole e tutti li utilizzano. E si rinizia da capo. E si rinizia da capo. Dunque, lei ha scritto: uno Stato debole rende i governi inefficaci. Quali sono le debolezze dello Stato italiano? Dove bisogna intervenire? Guardi, io comincerei da due cose: la selezione della classe politica e la selezione dell'alta dirigenza amministrativa. Per la selezione dell'alta dirigenza amministrativa noi abbiamo degli esempi in tutto il mondo e non dobbiamo che seguire questi esempi. Avere una alta dirigenza amministrativa che sia selezionata in base al merito e alla capacità e ai talenti delle singole persone, senza guardare in faccia la loro appartenenza politica. Capisci? Quindi la prima è una norma di buon senso. Regola così elementare, diciamo, scegli i migliori per i posti più alti. Quando si è innestato questo meccanismo va tutto a posto. E poi c'è un problema di selezione della classe politica, e qui torniamo al problema di cui dicevamo dei prima. Partiti. I partiti e la loro capacità selettiva di personale. Senta, lei vede in questo periodo che la volontà di cambiamento è tanta, no? Da parte della popolazione italiana. Non c'è leader politico che non la rappresenti agli occhi dei propri elettori. Abbiamo Renzi, abbiamo Salvini, abbiamo Grillo. Tutti sono portatori di una volontà di girare pagina, di girare radicalmente pagina. Cosa c'è di buono in questo e cosa c'è di rischioso dal suo punto di vista? Dal mio punto di vista c'è soltanto qualcosa di buono. Il problema del cambiamento è di non annunciarlo, non dichiararlo, ma dichiararlo, annunciarlo e realizzarlo. E questo è il punto chiave. Ora, la realizzazione del cambiamento è obiettivamente difficile, perché lei adopera una macchina che è arcaica.
ed essendo una macchina arcaica e poco efficiente, gli impulsi di cambiamento sono trasmessi male, è come se lei ci avesse la frizione di un'automobile che funziona male, capisce? O il cambio di un'automobile che funziona male, il cambio della marcia diventa difficile. Senta, le riforme fino a questi giorni fondamentalmente sono state intese fondamentalmente come modo per spendere di meno o per spendere meglio. Si è parlato molto della spending review, è arrivato addirittura, si sono succeduti tantissimi professori a studiare come risparmiare nella macchina burocratica. È arrivato Cottarelli, un professore da Washington, l'hanno messo a lavorare, ha fatto un volume di non so quante mila pagine. Questo volume non se ne parla più. Perché è impossibile fare la spending review in Italia e che cosa si può fare in alternativa? Guardi, quella che noi continuiamo a chiamare spending review, che è semplicemente una razionalizzazione della macchina amministrativa con conseguenti risparmi, dovrebbe essere una cura quotidiana. Immagini una massaia, va bene, che deve vivere con una quantità di soldi sempre più bassa. Ecco, questa è la cura che bisognerebbe avere nell'amministrazione. Un grande ministro inglese del Settecento, un ministro del Tesoro, disse che non vi preoccupate dei pounds, ma preoccupatevi dei penny, cioè delle non piccole spese. Non state a guardare le grandi cifre, ma state attenti. Perché le grandi... Spegnete la luce quando uscite. Esatto, perché le grandi cifre poi vengono dopo dal risparmio delle piccole cifre. La Costituzione, mi sembra una cosa molto saggia. La Costituzione è ancora attuale, va cambiata, sa che è uno dei grandi temi questo e il bicameralismo di cui ora le chiederò. La Costituzione nel suo disegno complessivo è ancora attualissima, c'ha dei punti che vanno aggiornati e questi punti sono stati ormai indicati da molto tempo. Il riparto tra delle competenze tra Stato e Regioni, il sistema parlamentare doppio per cui abbiamo due assemblee parlamentari. Questo la convince che il Senato cambi completamente ruolo, scompaia addirittura? Mi convince completamente, le spiego perché. Due Camere servono a, come dire, a che l'una controlli l'altra, no? Uno strumento di riflessione. Ora, invece del bicameralismo, noi abbiamo 20 consigli regionali. Che cosa sono i 20 consigli regionali? Sono a loro volta delle camere regionali. Una parte delle competenze che erano prima del centro sono state trasferite alla periferia. E perché non ci accontentiamo di questo? Se volevamo dei contropoteri, dei poteri che si bilanciano, questi sono dei contropoteri o dei poteri che si bilanciano. C'è una collettività regionale, lombarda, lucana o campana, che decide delle cose in modo diverso da come decide il centro. Basta questo. A forza di cercare contropoteri, se no non si finisce. Appunto, se no poi tutti controllano tutti e nessuno fa nulla. In questo grande periodo in cui si è cercato di riformare, in cui la politica è uscita dai propri binari, in cui la corruzione ha preso molti posto, in cui c'è stato un ricambio anche tormentato negli ultimi anni di classe dirigente politica, ha avuto un gran ruolo la magistratura. Quanto la magistratura si è lasciata trascinare dentro la politica e quanto è rimasta, dal suo punto di vista, ferma a svolgere semplicemente il proprio lavoro? Per rispondere a questa domanda bisogna innanzitutto distinguere la magistratura composta di due parti, chi giudica e chi accusa, no? Pubblici ministeri secondi e poi i primi. Costruiscono l'accusa e poi c'è un altro che questo dice riguarda se è prevalentemente chi costruisce l'accusa. Secondo me c'è stata una sovraesposizione della magistratura, troppi giudici facendo o restando nella carriera giudiziaria hanno cominciato ad avere rapporti con i grandi mezzi di comunicazione di massa, in televisione, sono stati presenti sui giornali, sono entrati in politica facendo i parlamentari. E la magistratura è forte se è un potere indipendente, ma anche separato. Se si impegna così fortemente nel mondo politico, nell'attività politica, nei rapporti con l'opinione pubblica, corre il rischio di essere trascinato in questo mondo, dal quale invece deve essere separato e deve apparire separato.
Il giudice non dovrebbe parlare, il giudice parla con le sentenze. Siamo alla fine della nostra intervista, professore. Adesso tutte queste forze politiche sono chiamate, probabilmente già a gennaio, alla prova più difficile e più importante per una Repubblica, l'elezione del Capo dello Stato. Li vede preparati a assumersi una responsabilità del genere? L'ultima volta si dovette rivolgere nuovamente al presidente Napolitano perché non riuscivano a trovare un altro nome. Guardi, preparati o non preparati, lo debbono scegliere. Stavolta. Quindi, innanzitutto cominciamo stavolta da qui. Stavolta c'è poco da fare. Però bisogna fare una riflessione su questo. Se avessimo un sistema politico più stabile, Parlamento eletto per 5 anni, il governo che ha la fiducia del Parlamento per la durata di 5 anni, il Presidente della Repubblica non dovrebbe caricarsi del compito di gestore delle crisi ogni anno, come noi abbiamo una crisi ogni anno. Da questo punto di vista la scelta del Presidente della Repubblica sarebbe più facile, perché capisce... Avrebbe un ruolo meno faticoso, diciamo. Avrebbe un ruolo meno impegnato nella grande politica e più impegnato, e potrebbe fare meglio, potrebbe avere più tempo per svolgere le funzioni che sono state disegnate dalla Costituzione. Quelli che hanno scritto la Costituzione hanno detto: il Presidente dura 7 anni, il Parlamento dura 5 anni, il Governo dura finché ha la fiducia del Parlamento. Se noi creassimo un Governo che ha la fiducia per 5 anni del Parlamento e andasse avanti così, un Presidente della Repubblica si dovrebbe preoccupare di gestire crisi 2 volte al massimo. Professor Sabino Cazzese, governare gli italiani, storia dello Stato, grazie davvero di essere stato con noi. E in bocca al lupo per tutti. Arrivederci. Allora, vi devo dire, prima di chiudere, che vogliamo chiudere con una buona notizia che riguarda il signor Ignazio Cancedda, 57 anni, di Arborea, Oristano, vicino Oristano. Dal 1 gennaio sarà assunto a tempo indeterminato dalla cooperativa Latte di Arborea, l'azienda per la quale ha lavorato come artigiano autonomo per 35 anni, distribuendo latte e formaggi. Dice il signor Cancedda, assunto a 57 anni, sono felicissimo, ora potrò avere la 13ª, la 14ª, la ferie e le malattie. Non è mai mancato niente in famiglia, ma un contratto a tempo indeterminato significa maggiore tranquillità. La vita bisogna crederci sempre, perché alla fine si sarà premiati. In bocca al lupo a Ignazio Cancedda e ci vediamo martedì. Ale.